organizzando tante cose interessanti. Questa serata l'abbiamo voluta direttamente, voglio dire veramente con passione, perché l'argomento di cui tratteremo è un argomento che coinvolge la Rocore e tutto l'Arrese. Quindi la spedizione degli Arresi in Sicilia è, come dire, un momento fondamentale nella storia greca dell'Occidente, del Mediterraneo, della Sicilia e in modo particolare dell'Arro. Molte sono le organizzazioni, le questioni, gli aspetti di questa vicenda storica, ma a noi chiaramente prende sapere sempre qualche cosa in più a proposito della Caio e Masse, a proposito della spedizione finale, il momento finale, voglio dire la battaglia dell'assinato, dell'assinato che sia con un aereo, con un sito, ma con due sigma. E cosa posso dire? Io innanzitutto che ringraziamo tutti coloro che hanno capito che ci sono stati vicini, che hanno accettato di partecipare a questa serata, che definirei una riunione scientifica piuttosto che una conferenza o un seminario. E quindi ringrazio nel nome di ovviamente la dottoressa Montemesco, la sovrintendenza, che c'è stata molto vicina con affetto e che ha rispetto sia su questa. Quindi il dottor Bugli, il sindaco di Zoro, il dottore e tutti coloro che ancora nell'ordine hanno fatto qualcosa di questo. L'unica cosa che mi segno di dire a coloro che parleranno dopo di me, di mantenere se possibile la relazione entro 20 minuti per poter garantire poi andare alla firma che un minimo di dibattito, qualche domanda, qualcosa. Chiedo subito la parola al dottor Sumesco per quello che ci vuole dire. Buonasera, buonasera, qui rappresento l'amministrazione regionale, la sovrintendenza territoriale di Siracusa e in particolare il professore di sovrintendenza che è stato assegnato in posizione di istituzionale, quindi ho cercato di rappresentare. Naturalmente non c'è tutto questo indirizzo perché sono sempre dicendo che io parlo solo con la gente di questo luogo, perché io ormai mi prendo veramente da male, perché da un anno e mezzo mi occupo ormai di questo territorio sotto il profilo dell'organizzazione e credetemi, non è certamente un ruolo facile. Quindi mi pare l'obbligo innanzitutto in questa circostanza di ringraziare quanti si sono spesi, si stendono fuori veramente, scusate, io ho un tono di voce abbastanza basso, mi sforzerò di dare un tono più forte, e quanti si sono soprattutto adoperati e lavorano costantemente quotidianamente in questo compito non facile, soprattutto in un momento così difficile dell'amministrazione. Quindi mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale, la persona del sindaco Scintetta e dell'assessore Sandro, perché con loro veramente quotidianamente lavoriamo e uniamo i nostri sforzi che non sono semplici, come fa vedere chiaramente il sindaco, per cercare di portare avanti questo lavoro di promozione e di spedizione. Ringrazio l'amico Salvatore Mistello, l'Istituto di Studi Arresi, che mi ha proposto di condividere questa iniziativa, che tra l'altro abbiamo qui stasera ad essere presentata in una sede così prestigiosa come il Museo Archeologico di Palazzo Cappellani, che è stato di recente appunto inaugurato, rappresenta almeno nelle nostre intenzioni non un semplice luogo espositivo di pezzi che sono questi veramente belli perché rappresentano la storia di questo territorio, ma volessi anche un luogo di incontro, di pace, di dibattito, di crescita, di dialogo. Questo è sempre stato l'obiettivo, la realizzazione anche di questa saletta che a quanto pare ormai è diventata troppo piccola per quelle che sono le esigenze culturali di questo territorio, insomma, dimostra chiaramente anche diciamo, riscontro positivo che sul territorio hanno queste iniziative. Anzi, posso anticipare che proprio per il Comune stiamo lavorando per fare una programmazione estiva per poter fare tutta una serie di iniziative, speriamo di farle nel nostro cortile, molto più grande, soprattutto in estate, dove appunto ci sono tanta gente di Palazzolo che torna nella propria città, e ecco, speriamo di poter costruire anche un luogo di ricordo che sia soprattutto di crescita. Ringraziamento anche ai relatori che si impegnano stasera a darci un quadro molto complesso di questa realtà di cui ho appunto accennato, soprattutto Salvatore, anche perché si inserisce tra l'altro un filone di ricerca che in questo momento è particolarmente
avete sentito in ambito siciliano, so che la prossima settimana c'è un altro convegno in cui saranno anche presenti il dottore Luzzardi e il professore Amato, sui grandi eventi, sulle grandi battaglie che dimostrano chiaramente come diventano dei momenti importanti che stabiliscono un ruolo, danno un ruolo, un assetto ruolo a quelle che sono appunto la grande storia che oggi per il nostro territorio. Non voglio dilungarmi molto, però voglio accennare soprattutto oggi un altro evento importante, il disco Palazzolo, che voi sapete già nella World Heritage List del 2002 e di recente è stata anche insignita del Body Merit. È un riconoscimento che Palazzolo è veramente meritato, non soltanto per l'enorme patrimonio che questo è diventato, soprattutto per tutta la gente di Palazzolo, grazie a quello che riesco a vedere in questa cosa, si accusa di una percezione diversa di questa realtà, vedo che il mondo da parlare soprattutto è molto attaccato a quello che sono le amici. Oggi si è stato avviato il Festival delle Giovani, il teatro diventa in questo senso, grazie all'iniziativa della Fondazione Inca, un luogo di incontro delle nuove generazioni, un luogo di dialogo, di confronto, ma soprattutto di crescita. In un momento in cui c'è veramente una grande crisi di valore, credo che riappropriarci di questi valori della nostra cultura e della nostra identità sia veramente fondamentale per questo nostro percorso di crescita e di neoconservatismo. Grazie. Buonasera a tutti, con grande piacere. Diceva la dottoressa Nanuso Meci, oggi per Palazzolo è un giorno di cultura, ma lo dico veramente con grande soddisfazione. Questo convegno doveva essere, diciamo così, il preludio al festival, alla 21ª edizione del festival, e invece è venuto a cadere, poi per un cambiamento di programma da parte della Fondazione Inca, è venuto a cadere lo stesso giorno. Quindi il festival questa mattina al Teatro Greco, oggi pomeriggio, questo importante appuntamento al museo. Il primo, speriamo il primo di una lunga serie. Io per questo mi complimento con il presidente dell'ISA, Salvatore Di Stefano, con il direttivo dell'ISA, perché loro hanno proposto questo convegno e l'hanno proposto proprio per il museo archeologico. È chiaro che da questo punto di vista c'è chi ha condiviso la sovrintendenza con la dottoressa Nanuso Meci, e qui vorrei ritornare su questa sinergia che in questo momento caratterizza le due istituzioni. Lo dico che le istituzioni tante volte sono rappresentate dalle persone, e se le persone si intendono in questo momento la sintonia è perfetta, ma alla fine, indipendentemente dalle risorse, e parlo di risorse economiche, le cose si. Questa è la testimonianza di impegno che ognuno di noi ha prestato in questo museo. C'è Laura che ha fatto una grandissima, la dottoressa Macaranchi, per questo non finisco mai di ringraziarla, ed è stato veramente un impegno giorno e notte. Io l'ho vista lavorare nel giorno e notte per poterne sistemare insieme alla dottoressa Nanuso Meci un pochino la collezione, e per questo mi auguro che questo possa essere realmente non soltanto il luogo dei reperti archeologici, dove ci sono i reperti archeologici della collezione pubblica. Io mi auguro che questo sia, lo dico da sindaco, ma soprattutto da cittadino palazzolese, questo possa essere veramente un luogo di confronto culturale, e dove effettivamente tramite questi incontri poter fare dei momenti. E devo dire, Presidente, un'altra cosa. L'argomento che ho trattato questa sera non è chiaramente un argomento inaccessibile. Più, cioè, parecchie persone mi hanno fermato questa sera per dire: ma come mai questo argomento in questo convegno? Io dico che la risposta a queste persone ce l'avranno questa sera dalle relazioni, perché sono convinto che quel momento storiografico ha segnato un momento importante per la città, ma ha segnato un momento importante per questo
per questo territorio, per il ruolo che ha avuto nell'ambito di quello del contesto. Io da questo punto di vista, nell'ottica, ne chiudo, perché è importante, voglio mettere subito in una posizione di ascolto, ma pure io, e voglio un pochino sottolineare questo momento di collaborazione che chiaramente oltre a interessare l'amministrazione comunale con la sovrintendenza, dall'altro lato ricordo a tutti che in questa nostra realtà abbiamo un servizio che è il servizio della casa museo, e con loro sostanzialmente insieme cerca e si sta cercando di far crescere questa realtà tutti insieme. D'altronde è una realtà piccola dal punto di vista degli abitanti, ma con tre siti di interesse regionale e gestione regionale, perché a questo punto oltre a questo museo diciamo archeologico abbiamo il sito archeologico, e qui posso preannunziare la riapertura dei Sant'Anna più presto, perché stiamo risolvendo insieme a questo problema che si era venuto a creare, perché il dottore Cuzzardi ne conosce bene nel via Sant'Anna, lo stiamo risolvendo, quindi al più presto riapriranno di Sant'Anna, e anche insieme ai Lenti Ferrari e al Teatro Greco sono una serie che ritorneranno a essere totalmente fruibili. È il terzo sito che si dona di una straordinaria importanza della Casa Museo di Antonino Cerro, e per questo ringrazio il dottor Rizzuto sia per il prestito di questa sera, ma soprattutto per quello che ha fatto pure lui quando ha ricoperto questa carica di sovrintendenza sotto il periodo di Natale. Quindi buona serata a tutti, e soprattutto credo che a tutti noi interessa metterci una posizione di ascolto. Cavaglio ci introdurrà le questioni storiche legate alla tradizione, e richiamando quindi il passo dell'elemento principe che poi il principio che ci guiderà alla riscoperta della nostra tradizione. Prego. Penso che così si senta lo stesso, quindi scusate se preferisco parlare tanto. La battaglia di Lassinano è certamente una delle più grandi battaglie che si siano combattute in Sicilia, soprattutto nel V secolo, anche se effettivamente bisognerebbe premettere che di battaglia vera e propria non se ne può parlare. È stato un agguato, è stato diciamo un duello impari tra un esercito in piena ritirata, sbandato, e un altro esercito composto poi principalmente dai cavalieri siracusani, che avendo diciamo dei mezzi veloci rispetto ai fanti dell'esercito ateniese, sono riusciti in qualche modo non solo a liberare la città dall'assedio degli ateniesi, ma addirittura proporsi come controparte, direi anche crudele e feroce, nei confronti di coloro che riuscirono a sopravvivere ai tanti stenti cui l'avevano sostoposto, cui si erano sostanzialmente sottoposti gli ateniesi stessi a partire dal 415 al 413. Come tutti noi sappiamo, quando noi parliamo di storia, intendiamo riferirci a due momenti principali. Anzitutto l'esistenza del fatto, ma questo non basta. Perché più delle volte noi abbiamo notizie di fatti, ma questi fatti restano nell'impossibilità di essere non solo percepiti e tramandati, ma anche sostanzialmente capiti. Perché accanto al fatto ci vuole qualcuno che lo sappia narrare, dove questo fatto diventa un fatto non solo accettato, ma diventa un fatto importante. Bisogna che ci sia un cantore che in qualche modo lo ponga in prima pagina. La guerra di Troia, senza dubbio, praticamente non esisterebbe. Così come non esisterebbe la battaglia del Lassinano senza uscire. Chiaramente noi, per capire Tucidide e capire come Tucidide
ha narrato questa battaglia dell'Assinaro, dobbiamo un po' rifarci alla tradizione tipica degli studi classici, che poi trova il suo culmine sostanzialmente con uno scrittore latino, uno storico latino, un po' che Tacito, dove si distingue tra annales e storia. Le annales sono esattamente la storia dei tempi andati, cui l'autore non può fare altro che attingere da altre fonti o da fonti che in qualche modo ancora sono in grado di raccontare quei fatti. Storia invece no. Ecco perché noi parliamo della storia della guerra del Peloponneso. Perché la storia del Peloponneso, in cui si inserisce come momento principale la battaglia dell'Assinaro, per quanto riguarda la spedizione pugliese in Sicilia, ha avuto un testimone diretto. Ha perlomeno avuto due testimoni diretti. Uno è Tucidide, ateniese, scrive certamente questa storia della spedizione pugliese in Sicilia, un'utopia a soffermarmi perché il discorso sarebbe lungo. Dopo il 404, sicuramente dopo il 404, lo si può desumere anche dall'introduzione che lui fa nel VI secolo, perché nel VI libro, quando dice che la dimostrazione che lui sa benissimo come andare a finire la spedizione siciliana. E poi l'altro, forse è uno storico che ha visto di persona questo evento, ed è Filistro, lo storico che non sa. Tucidide, nonostante quanto abbia voluto affermare qualche autore, non è mai stato in Sicilia. Quindi non poteva essere presente alla battaglia dell'Assinaro. Evidentemente non siamo in una posizione che Tucidide è contemporaneo del fatto, dell'evento, però non era presente. Cioè dire quello che Tucidide dice, quello che si dice, non è uno studio. Questo è uno storico autotico, quindi che ha visto di persona i fatti che si sono svolti. Evidentemente Tucidide si sarà dovuto, avrà dovuto attingere a qualcuno che invece doveva essere stato presente ai fatti narrati, per dire alla battaglia dell'Assinaro. Santo Manzanino, parecchi anni fa, avanzò l'ipotesi che potesse essere Ermocrate. Ermocrate è lo statista siracusano che ha condotto questa guerra, ha portato Siracusa alla vittoria, e questo incontro sarebbe avvenuto, secondo quanto presuppone Stanno Manzanino, nella Asia Minore. Ermocrate, dopo la fine della spedizione ateniese in Sicilia, viene mandato dai siracusani in aiuto a Sparta, e il suo raggio di azione con la flotta siracusana è esattamente la zona di Iasos. È possibile che Tucidide abbia incontrato Ermocrate? Dal punto di vista teorico non sarebbe da escludere, se non che noi sappiamo che Tucidide, dopo il suo esilio nel 424, va a scrivere le sue storie a Scaffendune in Tracia. Dall'Asia Minore, dalla zona di Iasos in Tracia, c'è parecchia distanza. E francamente, qualche dubbio sulla possibilità che i due si siano incontrati, certamente diventa legittimo. Da chi ha appreso questa descrizione della battaglia dell'Assinaro in maniera così precisa e puntuale il nostro Tucidide? Le possibilità effettivamente sono due, che poi si riducono a una soltanto, perché lui certamente ha avuto conoscenza dello svolgimento di questa battaglia da qualcuno che gli ha partecipato personalmente, altrimenti non si spiegherebbero le puntualizzazioni della narrazione di Tucidide così esatte.
Le possibilità che noi possiamo supporre sono principalmente due. Noi sappiamo da Lisia nella orazione per Polistrato che un gruppo di siracusani, prima di intraprendere la strada per Noto, dalla via Elorina, era riuscito a mettersi in salvo a Catania. Quindi, nulla di strano che qualcuno appunto che si sia messo in salvo nella città di Elea possa essere stato in qualche modo la fonte del nostro Tucidide. Ipotesi che, per quanto probabile, mi sembra in qualche modo la scatta. Questi sono fuggiti a Catania, prima ancora della ritirata dell'esercito verso l'Assinario. Questo rende difficoltoso, se non impossibile, rende difficoltoso capire come Tucidide possa avere esattamente, possa essere così puntuale nella descrizione di questa realtà. Viceversa, l'ipotesi più probabile è che Tucidide abbia sentito la narrazione da quei pochi ateniesi che erano riusciti a fuggire alla battaglia dell'Assinaro, poco prima della battaglia dell'Assinaro, di cui ci parla sia lo stesso Tucidide, e questo è un indizio secondo me molto probante, sia anche una strana notizia che noi ritroviamo in Pausania, un autore della Descriptio Grecia, cioè di una guida della Grecia, che scrive nel secondo secolo dopo. A parte questa notizia di cui Tucidide fa riferimento, alcuni cavalieri riuscirono a scappare improvvisamente in tal momento dall'assedio dei siracusani. Sappiamo che uno di questi, che si chiamava Callistrato, figlio di Empedo, fece poi una dedica, appunto perché era fuggito a un massacro alla Carneficina per la Sinaia, fece una dedica. Cioè, noi abbiamo notizie, chiaramente, che ci sono stati pochissimi, ma comunque ci sono stati pochissimi ateniesi che sono riusciti a fuggire dalla battaglia dell'Assinaro. È probabile che Tucidide abbia sentito da viva voce, quindi, e questo spiega che nella puntualità della descrizione di Tucidide abbia sentito da viva voce quello che era successo alla sera. Questo non basta. Non basta perché se noi non avessimo avuto una fonte di narrazione, sia dal punto di vista stilistico, sia dal punto di vista dei contenuti, quando fu effettivamente uscito, a tal punto che poi diventa il principe degli storici dell'antichità, noi non avremmo avuto nessuna battaglia di Sinaia. Cioè, capite come il fatto si collega a chi l'ha scritto, e chi l'ha scritto deve avere la capacità di attirare il lettore, e cioè dire la battaglia di Sinaia ci è rimasta, non solo quella, ma tutta la narrazione della guerra del Peloponneso ci è rimasta grazie al fatto che tu ci sapeva scrivere. Questo è un elemento che non va mai dimenticato nella trasmissione dei testi. Gli antichi hanno riprodotto Tucidide, Erodoto, Polibio, non per quello che hanno scritto, ma perché era un momento di insegnamento per le scuole e che quindi era un momento stilisticamente valido per essere riprodotto. Accanto a Tucidide noi abbiamo un'altra fonte che purtroppo non c'è rimasta, Filisto di Siracusa, che probabilmente, questa diversamente da Tucidide, doveva essere una fonte autonoma. Noi non sappiamo quando è nato Filisto, probabilmente possiamo porre la sua nascita intorno al 403, forse qualcosina in più. Perché se fosse nel 430 noi dovremmo farlo coetaneo di Dionisio. Dalla tradizione che non abbiamo in Diodoro, Filisto deve essere di qualche annetto più grande, comunque non è. Ma lasciamo, ipotizziamo la nascita intorno al 430,
nel 413, ministro a 17 anni. Quindi non è da escludere neppure che lui abbia partecipato personalmente in questa ministro apparteneva all'aristocrazia siracusana, possibilmente c'era presente, possibilmente faceva parte di quel gruppo dei cavalieri e quindi era in contatto diretto con coloro che avevano seguito passo passo la ritirata dell'Atenese. Purtroppo dobbiamo dire che di Cristo non c'era venuta l'opera. I frammenti che noi abbiamo e che risalgono a Stefano Bizantino sono 90% di carattere geografico, quindi non possiamo riferirci a Cristo come fonte vera e propria della narrazione della battaglia della Sina. Tuttavia, come vedremo, alcuni elementi della narrazione di Cristo restano, soprattutto in autori successivi. E quindi torniamo al punto di partenza. Analisi e istoria. Finora noi abbiamo due fonti che sono istoria, cioè dire gente che direttamente o quasi direttamente ha partecipato all'evento. Dopo questi due storici noi dobbiamo parlare di analisi, cioè dire di storici che si interessano di questa battaglia e riprendendo notizie da coloro che ne avevano scritto. E purtroppo siamo in un buco veramente largo. Perché noi partiamo dal V-IV secolo di Tucidide Filisto per ritrovare una descrizione della battaglia dell'Assinato, noi dobbiamo scendere addirittura al primo secolo avanti Cristo, cioè dire a Diodoro Sinico. Infatti, nonostante sia, come dice il nome Diodoro Sinico, uno storico di origine siciliana, che c'è nella fattispecie originario di Agurion, odierna Agira, che aveva un amore sviscerato per la nostra isola, tant'è vero che per lui i punti principali della storia, diciamo mondiali, diremmo noi oggi, no? Erano principalmente Grecia, Roma e Sicilia. Quindi la Sicilia era posta esattamente sullo stesso piano per gli eventi che avevano occupato sia la Grecia sia Roma. Comunque, lasciamo perdere queste osservazioni per dire che nonostante questo interesse per la sua isola, Diodoro con la battaglia della Sinara ne esce esattamente in 4 righe. Non c'è nessuna descrizione. Perché? Perché è facilmente comprensibile. Perché per un personaggio come Diodoro significava confrontarsi con Tucidide. E Tucidide è il principe degli storici. Il confronto comunque fosse andato, sarebbe stato in ogni caso impero. E allora Diodoro preferisce sintetizzare l'evento. Diversamente invece l'altro scrittore, diciamo così, tra virgolette, di analisi, che è Plutarco. Da Diodoro a Plutarco passa un secolo e mezzo. Eppure Plutarco ci dà molto di più di quanto non ci riferisca il mondo. Perché? Perché Plutarco scrive la vita di Nicia, anche lui capisce che bisogna mettere le mani avanti, lui non vuole confrontarsi con Tucidide. Tucidide ormai è diventato lo storico di riferimento e confrontarsi è rischioso. Rischioso sia dal punto di vista stilistico sia della trasposizionalità. Però lui infatti non riproduce Tucidide. Chiaramente riporta i fatti che ci sono in Tucidide, però li gira da un altro punto di vista. E qui entrano un po' quelle che sono le esperienze personali, non solo degli storici antichi, ma anche degli storici moderni. Plutarco è uno scrittore di biografie, però ha anche una sua formazione storico-culturale che non solo è diversa da quella di Tucidide, ma questa esperienza storico-culturale lo segna fortemente, non solo nella nostra vita di Tucidide, ma anche poi in tanti altri scritti.
è il fatto che Plutarco è sacerdote di Venere. Quindi imposta questa vita di Nietzsche esattamente dando all'elemento religioso un'importanza che è intuicibile. Ci presento Nietzsche quindi completamente diverso da quello di Tucidide, e soprattutto siccome ha chiarito a Tucidide, lui ha letto, sicuramente che lo dice espressamente, ha letto Filisto, ci dà alcune chicche, alcune notizie che in Tucidide non ci sono e che nel quadro della biografia ci presentano degli aspetti che chiaramente a Tucidide o non interessavano o comunque probabilmente erano sfuggite, perché come vedremo, ve le segnalerò brevemente, sono tutte annotazioni che possono solo risalire a Filisto, non certamente a Tucidide. Per esempio, mentre Tucidide non parla del tentativo di suicidio di Demostene, Plutarco ne parla, con un particolare essenziale, che quando gli ateniesi circondarono il gruppo dei soldati che erano sotto Demostene, li circondarono nella fattoria Potizzeno. Questa è una notazione che Tucidide non poteva riportare, ma poteva riportare solo Filisto, che esattamente conosceva il territorio, diciamo, a Palma. Un altro punto che è importante nella vita di Nietzsche è che può risalire solo a Filisto. Durante l'ultima fase della battaglia del Massinaro, Gilippo, il comandante spartano, aveva detto: beh, basta, smettiamola di ammazzare così i soldati inermi o mai capaci di difendersi, prendiamo i prigionieri e basta. Questa notizia si diffuse in ambito siracusano e i cavalieri, dice Plutarco, cavalieri siracusani, prendevano i prigionieri di ateniesi di nascosto perché poi se li volevano vendere come siamo, cioè li volevano guadagnarci di persona piuttosto che avere dei come prigionieri successivi. Un altro particolare, per esempio, è quello che dopo la battaglia dell'Assinaro addirittura i siracusani incoronano i loro cavalli e tossano invece i cavalli degli ateniesi per portarli come trofeo a Siracusa. Un particolare, questo così minuzioso, che certamente solo Filisto poteva riferire. Un punto particolare è dovuto alla tradizione che noi abbiamo sia in Tucidide che in Filisto, in la messa a morte dei due strateghi rimasti degli ateniesi, cioè di Demostene e Nietzsche. C'è però una tradizione presente in Timeo, lo storico originale di Tauromeno, la quale diceva che Demostene e Nietzsche erano stati consigliati da Ermocrate di suicidarsi. Questi però non si suicidano, verranno poi presi prigionieri e messi a morte. È un elemento significativo questo per capire come poi certe volte la tradizione un po' non solo si contraddice ma cambia completamente, e questa tradizione noi la possiamo constatare, analizzare meglio negli ultimi due autori che hanno fatto riferimento, non hanno descritto la battaglia dell'Assinaro, però hanno fatto riferimento alla battaglia dell'Assinaro, e cioè dire a Pausanias, di cui abbiamo già parlato, e a Giustino, un autore di cui non sappiamo neppure secolo quando nessuno, perché si va al secondo secolo dopo Cristo, al quarto dopo Cristo. In Pausanias abbiamo una notizia importante che ci dà l'indice di una tradizione molto diversa da quella di parlando nel primo libro dei caduti della stella, in cui sono messi i nomi dei caduti di tutte le guerre fatte subite da Atene, ma anche il nome di Nietzsche. Perché? Perché gli ateniesi, diversamente dalla difesa che ha fatto Tucidide dice che Nietzsche a un certo punto si arrese per evitare che molti ateniesi fossero uccisi. Quindi una resa dettata da nobili sentimenti. Gli ateniesi evidentemente non la pensarono così,
non scrissero mai il nome di UNICEF nei defunti, perché lo ritenevano ignobile e poco valoroso nei confronti della difesa della patria. Questa tradizione, che chiaramente doveva circolare, ma che spunta proprio all'ultimo sulla battaglia d'Assisi, con contrapposizione a Tucidide, viene codificata esattamente in Giustino, quando quest'autore, che fa un epitome nelle opere di Pompeo Trogo, ribalta quello che in effetti era ipotetico nella tradizione precedente, e Giustino diventa certezza. Noi sappiamo da Tucidide che le vostre amiche furono uccisi per volere dei siracusani. In Giustino, quella notizia che è di vero era data per ipotetica, cioè dire che Ermocrate aveva consigliato di uccidersi, di suicidarsi, Giustino diventa certezza. Secondo Giustino, le vostre nemici si sono suicidati. Non solo, ma Giustino in questo caso segue quella tradizione che noi troviamo già in Consacri, quando dice che Demostene si suicidò. Nietzsche non voleva seguirlo in questo esempio, perché era un personaggio pallido, responsabile della morte di migliaia di ateniesi e responsabile del disonore subito dagli ateniesi in Sicilia. Come vedete, la tradizione segue sempre strade tutte sue, in cui di fronte anche a un personaggio, uno storico eccellente come Tucidide, accanto a Tucidide si profila sempre una tradizione che è secondaria, ma che a un certo punto risorge, diciamo, come il zampino di un fiume che corre sotterraneo, e arriva alle ultime parti, diciamo, della nostra tradizione, dove Tucidide viene sostanzialmente rivisitato e quasi rigettato. Una tradizione, come vedete, un po' complessa, ma che ci dà il quadro di come questa battaglia dell'Assinaro, nonostante questo vuoto che noi abbiamo, se si esclude il video, tra Tucidide e Diodoro, abbia costituito uno dei punti di riferimento e di attenzione particolare degli storici per quanto riguarda la battaglia dell'Assinaro. Anche se lo... Siracusa con le sue due subcolonie di Acre e Atene,
in maniera veloce ed efficace, innanzitutto per motivi ambientali, ma anche per motivi economici, per esempio per il trasporto delle merci, dei prodotti agricoli, per le greggi. E quindi, per esempio, Tiziano Mannoni, che è stato uno dei padri della mitologia medievale italiana, ma che anche è stato un grande studioso di archeologia delle strade antiche, medievali e moderne, perché il problema dello studio della viabilità è uno di quelli che ben si prestano a un approccio di carattere diacronico, ha individuato tre fattori che secondo lui stanno alla base della realizzazione delle grandi vie di comunicazione in ogni luogo, in ogni tempo, ovviamente con le dovute poi precisazioni, e che secondo me bisogna tener conto anche quando ci approcciamo alla via Grecia. Le cito velocemente: il primo fattore è quello di creare, come dicevo prima, un nastro continuo di territorio facilmente percorribile tutte le stagioni a piedi e con i mezzi per i quali la strada è stata pensata e progettata, essenzialmente addosso di muro, di asino oppure con i carri, come vedete nell'iconografia al lato di Roma romana. Secondo fattore, scegliere un percorso che consente il minor tempo di percorrenza in rapporto alla morfologia del territorio e ai mezzi di locomozione e di trasporti impiegati. La morfologia è importante, molto importante, soprattutto in un comprensorio come quello nostro, quello ebreo, che è caratterizzato da un paesaggio molto accidentato con una serie di canyon, chiamati noi una cave, e di speroni rocciosi che noi chiamiamo pugni o pozzi e che ovviamente incidono sulla viabilità. Terzo fattore è quello di predisporre impianti di assistenza diurna e notturna agli viandanti, specialmente dove mancano gli abitanti, in relazione ai tempi naturali di percorrenza. Quest'ultimo fattore è un grande successo, soprattutto in epoca romana, quando con il bus pubblico, cioè il servizio di sosta, del servizio postale, ebbe a disposizione un efficientissimo sistema di stazioni di sosta, però non è esclusivo romano. Professore negli studi sulla viabilità antica della Sicilia, così come in ogni altro campo dell'archeologia siciliana, è stato Paolo Rossi, il quale agli inizi del Novecento, sulla base degli studi che in quel periodo stava portando avanti in Columba per quanto riguarda la topografia di Palermo, scrisse proprio riguardo allo studio della Sicilia antica, cito: «Ti ponesse mano all'attraente e nuovissimo studio della viabilità della Sicilia antica, da nessuno mai tentato, arriverebbe alla singolare conclusione che quasi tutte le vecchie trazzere, in basso vedete la carta delle vecchie trazzere borboniche, in particolare relativo al nostro territorio, non erano in ultima analisi delle pessime grandi strade dell'antichità greca e romana, e talune forse rimontano ancora più addietro», cioè abbiamo visto. Sulla stessa lunghezza d'onda si pone anche l'altro grande padre degli studi di topografia antica siciliana, cioè Biagio Paci, che appunto riconosce l'importanza dello studio delle regge transere per ricostruire la viabilità della Sicilia antica, e cita in questo caso: «In quanto la Sicilia possiede un complesso di strade, le regge transere, patrimonio demaniale che offre perciò spesso garanzia di tradizionalità conservatrice e quindi di remota antichità». Ovviamente c'è da dire che non necessariamente le regge transere sono tutte di origine antica, alcune possono essere di origine medievale, di origine moderna, ovviamente caso per caso poi bisogna analizzarle e valutare l'effettiva cronologia. Accanto allo studio delle regge transere non può mancare l'analisi delle fonti antiche. Per quanto riguarda il tragitto Apis Siracusis, per la ragazza che interessa a noi, noi possediamo due fonti minerarie, quindi fonti romane. La prima è la tavola poetingeriana, che è un itinerarium pictum, cioè una carta geografica di epoca medievale, XIII secolo, che si rifà però a delle fonti molto più antiche romane. Per quanto riguarda la Sicilia, Ugeri ha datato la fonte romana al IV secolo, intorno alla metà del IV d.C., vedete il particolare della prima Sicilia orientale e il tratto Apis Siracusis. L'altra fonte itineraria è un itinerario antonino, cioè l'itinerario antonino pronunciato, cioè questo qui a destra, un elenco di località con relativa distanza in lingue romane, a sinistra la resa dell'altra parte da Ugeri. Entrambe le fonti concordano nell'attribuzione
a questo itinerario la lunghezza di 24 miglia, cioè grosso modo 36 km. Poi le fonti epigrafiche, in particolare la già citata iscrizione Keitel 217, che è stata rinvenuta dal barone Iuri Natasai, che menziona, è importantissima tra le altre cose, perché menziona una porta per essere inutile. Questo vuol dire, questo implica necessariamente l'esistenza di una via diretta a Seninunte, che secondo alcuni studiosi questa via era già in uso agli inizi del VI secolo a.C. Infine, le fonti archeologiche, innanzitutto le Cardaie. Le Cardaie sono i solchi lasciati dai Cardi sul tenero calcare locale. Anche in questo caso il problema delle Cardaie è la datazione, perché possono essere antiche, medievali, moderne. Nel caso nostro il problema principale è l'assenza di documentazione, mancano criteri, orientamenti, misure dell'interasse, eccetera, che permettono di fare delle analisi molto più approfondite. Comunque, in linea di massima, tanto più sono approfonditi i solchi, tanto più la Cardaia o è antica oppure era particolarmente frequentata. E infine la distribuzione degli insediamenti. Dalla distribuzione degli insediamenti, che nel nostro caso si tratta essenzialmente di necropoli, perché spesso non conosciamo i relativi abitati, sulla base della distribuzione degli insediamenti possiamo recuperare alcuni elementi relativi alla viabilità antica. Anche in questo caso però bisogna tenere in conto di due fattori. Innanzitutto che soprattutto gli insediamenti rurali più piccoli, le fattorie, non necessariamente erano strettamente collegate alla viabilità. E secondo aspetto, che è un problema più di carattere metodologico, ma che ci ritroviamo, ora rimarremo, per quanto riguarda la costruzione della via Arezzo, è che spesso siamo costretti ad utilizzare la distribuzione di siti posteriori, per esempio tardantini, bizantini, medievali, per ricostruire delle fasi di gramina precedenti, greca appunto, in questo caso dell'arcaica classica, e questo fatto che trascura i cambiamenti che i assetti territoriali hanno subito nel corso dei secoli è un problema su cui bisognerebbe riflettere, ma non in questa la sera, quindi basta. Allora, il pioniere, il primo grande studioso, diciamo, della viabilità antica siracusana, anche se in maniera indiretta, è stato Antonino di Pisa. Antonino di Pisa, in un fondamentale lavoro del 1956, pubblicato in Copalos, sulla base di tutte le fonti che vi ho elencato prima, ha tentato di ricostruire non le vie di collegamento, bensì gli assi di penetrazione di Siracusa, da un lato lungo la costa, penetrazione che ha avuto come conseguenza la fondazione di Roma, e dall'altro lato, nell'area montana, la fondazione di Acre e di Asmene. Come corollario a questo fatto, condivisibile del resto, soprattutto per l'epoca più antica, l'asse di penetrazione non poteva non coincidere, questa è la conclusione di Dita, con le vie di collegamento di linea di massima. Comunque, la strada doveva partire da uscire, la via di penetrazione secondo Pilita doveva partire da Siracusa in direzione ovest, grosso modo la necropoli del Fusco, il Giano, poi il Pozzo Pantano, dove ci sono bellissime resti di Carnaglia ben conservate, poi dritto fino alla piana di Floridia e in particolare incontrata per la Merciata, dove ci sono numerose grotte che hanno restituito importanti giacimenti tanto di epoca preistorica, neolitica e neolitica, quanto di epoca storica, greca e romana, tanto è vero che l'ipotesi prevalente è quella di un utilizzo di queste grotte in epoca storica come santuari di culto, in un certo qual modo legate alle vie. E incontrata a Monasterio, e poi da qui, secondo di vita, la strada arrivava nel terrazzo cartacchinese, Cartacchini Bagni, e per la precisione nel feudo Bagni, dove è stato rinvenuto un famosissimo cratere monumentale del IV secolo a.C., su cui c'è tempo che si fa molto più avanti. E poi da qui, dal terrazzo cartacchinese, secondo di vita, quest'asse di penetrazione doveva raggiungere ad Acre, seguendo una delle trazzere che tuttora oggi sono ancora in uso, da Canicattini a Palazzone. Gli studiosi successivi hanno ripreso, approfondito, corretto la proposta di Pilita,
a partire dalla dottoressa Laura Carracca, di un contributo presentato nel terzo congresso sulla carità della Sicilia antica del 1957, poi il professore Giovanni Ruggeri, in molti articoli che poi sono confluiti nel volume fondamentale degli studi della carità antica, la carità della Sicilia e della Romana, Roberto Misola e Luigi Polacco, in uno studio sulla paleogeografia di Siracusa del territorio siracusano di ottavo di un secolo avanti Cristo. In pratica, se grosso modo sono concordi tutti nel primo tratto, quello diciamo da Siracusa alla Piana di Floridia, là il secondo tratto questi autori fanno passare la strada lungo la Transera di Bibbia e poi la vecchia strada Palazzolo Canicattini, che è costeggiata da necropoli di epoca paleocristiana, necropoli paleocristiane, quindi di epoca tanto antica come medievale, come San Giovannello, Tempio del Vicario, San Torino, Viminello, Fonti Vecchi, per poi arrivare ad Acre. Di fatto, questo percorso che vi ho appena descritto non è altro che una legge transera, è la 665 e poi la 18. Nella ricostruzione di Isola del Polacco, che era finalizzata soprattutto all'epoca greca, viene indicata anche la Caryolepos, la lupa greca, che è strettamente collegata alle vicende descritte da Tucidide, dunque penso si sono chiamate di Palermo, che secondo questi autori, che riprendono a loro volta una proposta di Leone, viene più antica, viene collocata qui tra Canicattini e Palazzo Floridia, per la precisione nelle zone di un gruppo Poggio Frentizze. Io mi sono occupato della bacino di alimentazione del torrente Cavadonna, in particolare del feudo urbano di cui vi parlavo prima, e per tutta una serie di motivi non sto qui a dirvi troppo, ho ipotizzato l'esistenza di una stazione di sosta incontrata a Bagni o comunque di un insediamento di una certa importanza legata alla viabilità dotato di un complesso termale, ma appunto parlo di epoca romana, che in un certo qual modo era servito e strettamente correlata ad una viabilità diversa rispetto a quella proposta da Ruggeri, che l'isola del Polacco e più meridionale, di cui tra l'altro restano solo visibili tutta una serie di tracce di cantari, e che a differenza della proposta di Ruggeri e Polacco mettevano in collegamento anche la villa romana di Alfano, un importante sito a complesso residenziale con mosaici e terme, che non poteva per sua natura essere troppo distaccato dalla viabilità. Però non solo, incontrato a Bagni, diceva, è stato rinvenuto questo monumentale cratere che viene datato oggi intorno alla metà del IV secolo avanti Cristo, ma che potrebbe essere addirittura anche di qualche decennio precedente. È un cratere utilizzato come cenerario, quindi come sepoltura, quindi un personaggio importante, benito, il che fa pensare che incontrato a Bagni doveva esserci un insediamento di notevole importanza anche in epoca almeno del IV secolo, se non ancora prima. Ma tutto il terrazzo canicattinese ha restituito diverse testimonianze di epoca arcaica e classica, purtroppo decontestualizzate, tra cui molti tesori monetari che sono sopra rossi, ma soprattutto la grotta speciale, che oggi non è più visibile, ma si trovava al centro della piazza 20 settembre per chi conosce Canicattini, che appare della grotta della Rosazza, oltre ad un importantissimo giacimento di epoca neolitica ed eneolitica, ha restituito molta ceramica, per uso puntuale, di epoca greca e romana, e che ha fatto pensare ad un uso puntuale, quindi un santuario rupestre, anche in questo caso. Questo ci porta a rivalutare, secondo me, il ruolo strategico del terrazzo canicattinese come punto di incrocio fra questa, la viabilità che vi ho appena descritto, una viabilità settentrionale, con un'altra viabilità più meridionale, che costeggia il bacino del Capadonna e poi il Cassibile, e che di fatto può essere paragonata alla via Mare Monti, e che secondo alcuni studiosi come Lucia Cifa dovrebbe essere una via affermata sia in epoca tanto antica e alto medievale, perché qui troviamo
secondo loro troviamo soltanto insediamenti di epoca appunto tanto antica e medievale, come per esempio non so, Guardioni. In realtà lungo questo percorso vi sono alcune diverse testimonianze precedenti, di epoca greca, sicuramente di V-IV secolo. Vi ho già parlato della Rusazza e quindi la proposta di utilità anche in questo caso è valida e tra l'altro non c'è bisogno di passare nemmeno la Calagonna. Poi continuando verso est abbiamo diverse carraie che dal punto di vista metrico, che personalmente ho misurato, sono compatibili con una serie di carraie che il dottor Luzzardo ha trovato incontrata a Maeggio e comunque nella piana di Floride che ha datato all'epoca greca, e poi soprattutto altre carraie della cava Pantani che ho incontrato a Pianette, dove il geometra Murgio nel 1960 aveva scavato una piccola necropoli, 40 tombe circa, con corredo, quindi ben datati tra il V e il IV secolo avanti Cristo, e che quindi ci fanno pensare ad una frequentazione greca. Tutto questo percorso, così come quello settentrionale, ricalca anche in questo caso delle regge transere, quindi ritorna anche il discorso delle regge transere, perché non è altro che la regge transera numero 40, la 626 e la 664. Quindi, e concludo, rispetto all'ipotesi che vede questo percorso meridionale come un percorso esclusivamente da un tipo quarto medievale, che si sarebbe affermato con il declino di Arzi, l'affermazione di Noto in epoca medievale e il declino della via Renzi in epoca settentrionale, invece secondo me va rivalutata la sua antichità e quindi spero in futuri studi che possano dimostrarne. Ora non so se sia questa la vera della Renzi o l'altra, però ha comunque altrettanti elementi validi quanto quella settentrionale. Grazie. Una delle ultime volte che ho ascoltato il principio della potenza è stato qui a Palazzo.
in un'occasione in cui egli presentava il suo documento al Marco, tanti anni fa, ormai tanti anni. Per pochi erano dei maestri, per troppo. A lui si deve un paio di osservazioni che mi hanno fatto da guida, diciamo così, in questi, mi hanno fatto scattare la scintilla. No, perché lo sappiamo, non è che le invenzioni vengono così, vengono, sono stimolate, diciamo così, dalla lettura, da quello che ha detto gli altri, dal desiderio di andare un po' oltre quello che hanno detto gli altri. Ho detto Don Forma perché? Perché leggendo l'opera di Don Forma, la parte in cui egli parteggia la ritirata degli Ateniesi da Siracusa, insomma, ho trovato perfettamente d'accordo con lo studioso nel riconoscere i dati, diciamo così, topografici sui quali egli si parla. Ma devo dire che ho cercato e cercherò ora di andare oltre il discorso squisitamente topografico, perché a me sembra che solo il discorso squisitamente topografico non sia sufficiente. Ci vuole, bisogna cercare di qualcosa in più. Qualcosa in più che, perché andando soltanto alle misurazioni delle distanze che ci sono date, tutto questo secondo me non ci può funzionare, anche perché a un certo punto è più bello si interrompe le misure che ci dà tutti. Io seguo, ripeto, Holmes nel dire che a mio giudizio, allorché Tucidide smette di dire, di dare misure, di dare i numeri, l'esercito ateniese deve essere più o meno arrivato nel punto ordine dal quale c'è. Questa è la sua interpretazione. Da quel momento in poi Tucidide non dà più numeri, non dà più indicazione di distanza e parla soltanto degli eventi che seguono. Gli eventi che seguono, che sono, a mio giudizio, vanno interpretati guardando quello che Tucidide ha detto prima, cioè quello che poteva essere, cioè cercando perciò di capire quello che è l'orientamento strategico della direzione ateniese e cercare di capire dove gli ateniesi volevano arrivare e perché volevano arrivare a un certo punto. Gli ateniesi lasciano la sede di Siracusa, Nicia dà il là, diciamo così, a questa partenza, facendo un famosissimo discorso alle truppe, nel quale egli dice una serie di cose interessanti, in cui io esclamo soltanto qualche cosa, ma ovviamente il discorso è molto lungo, vi invito a leggerlo perché è uno dei capolavori di uscire il discorso che inizia alle truppe. Cosa dice lui? Dice: riflettete su questo, poi da soli, dovunque decidiate di fermare il pasto, in quello stesso istante date vita a una città. Si tratta di migliaia di persone, non sappiamo quanti siano esattamente, se ci vogliamo meglio dopo di me parlare. Certamente quando sono partiti dovevano essere circa 40.000 persone, quanti si siano ridotti a questo punto lo sappiamo, certamente non più, ma sono in ogni caso migliaia e migliaia di soldati. Quale nessun altro stato di Sicilia potrebbe facilmente respingere se attaccato o sradicare da una posizione quanto poi abbiamo fatto? Quindi a me sembra evidente quello che dice Nietzsche è: se noi riusciamo a stabilirci in un posto dove ci saranno le condizioni per farlo, noi creeremo una situazione nella quale sarà difficilissimo per tutti buttarci. Successivamente dice: se tocchiamo, sono i passi che io ho evidenziato, forse, e se tocchiamo la località mica il territorio sicuro, i sicuri infatti ci restano fedeli per l'odio che nutrono contro Siracusa, state ormai certi di essere accodati alla salvezza. Si è spedito ora il permesso, l'ordine di andarsi incontro e portare con sé le tovaglie implementate. Ovviamente è fatto l'approvvigionamento, è fatto fondamentale, no? È un esercito sicurezza. Bene, allora, due, lo stabilirsi da qualche parte e creare una vera e propria città, e poi il Dante dice quella bellissima frase che tutti noi dovremmo ricordarci, che la città è fatta di uomini, non sono per nulla, non sono menari che fanno una città, ma sono i uomini che fanno una città. Quindi, se poi sarete in condizione di essere uomini, supererete anche questo difficilissimo momento. E il secondo è la essere in corrispondenza con i siti, cioè una località che gli potesse tenere in qualche maniera vicini a questi alleati che fino a quel momento si erano comportati abbastanza, diciamo così, bene con tutti i siti.
cui gli ateniesi si potevano in qualche maniera godere. Ma oggi immagina con il professor Di Campagna, gli unici sicuri, non sono certo quelli della zona della cuspide meridionale della Sicilia. E che vedete, il rischio che era è interamente occupato già dalla Siracusa e non si muove la foglia senza che Siracusa potesse. Gli unici sicuri che ancora potessero essere in condizioni in qualche maniera di poter avere una relativa indipendenza sono quelli che poi avevano partecipato all'impresa di Lucenzi. Cioè era l'area, diciamo così, Valle dei Manici, dalla circostanza della mia antica. Quindi evidentemente dovrebbe essere una località che in qualche maniera permettesse un, diciamo così, contatto con questa area. E qui si innesta un'altra cosa, un'altra riflessione fatta da casa Popper. Perché questo posto si chiamava la roccia dei Pecrenzi? Che senso aveva dare un nome collegato ad Acrae a qualcosa che era in pieno territorio di Siracusa e che non aveva a che fare nulla con Acrae? Ma dopo dice, io sono più convinto che si possa trattare di una area che si tratta ai margini dell'autovia Magrenza in diretto rapporto con quel territorio che poi l'Acrae che prende a Roma e non certamente il territorio di Siracusa. Per questa considerazione strategica, se noi siamo veramente nei in questa zona, diciamo così, di Fluidi, quello della pianura che sta intorno a Fluidi, il pensare che un esercito ateniese si andasse a fare, come pensavo dicendo comunque, in una delle gare che portano appunto verso, e anche queste stesse gare che ci ha fatto vedere il dottor Pugno, secondo me è una idea che strategicamente è suicida. Un esercito di quelle dimensioni ha bisogno di manovrare le difese, ha bisogno di spazi, non può in qualche maniera. E qui si innesta l'altro elemento importante, perché questa storia della riterra degli ateniesi si può dividere esattamente in due parti. La prima che erano scandite dalla battaglia della Crania. Quindi in un primo momento l'esercito ateniese avanza ordinatamente, pur diciamo così, perseguitato dagli attacchi dei siracusani di tutte le parti, ma mantenendo una sua struttura compatta, dopo la battaglia di Acrae invece si disperde l'esercito, si disunisce e si perde la capacità di avere una visione strategica e la ritirata diventa una corsa veloce verso il mare che si conclude poi con le cime, con la stessa che ci ha ricordato. Quindi questo evento della battaglia di Acrae si configura come per la gara di Roma, perché questi signori, dopo aver perso questa battaglia, persero completamente le speranze e fuggono disordinatamente. A me sembra che non si potesse trattare, in questo caso ho scritto, di una semplice scaramuccia per la conquista di un passo, ma mi sembra che se questo uomo avesse trovato delle, diciamo così, degli interessi molto precisi che gli portavano in quella direzione che aveva detto Lucia e aveva detto Luciano. La mia proposta, perciò, penso molti di voi lo sanno già, è quella di identificare questo posto in quello che era il sito che oggi non viene assolutamente. Basta. Vi faccio vedere la foto. Voi sapete il fantastico che è massiccio, roccioso, isolato da tutte le parti, salvo unito al terreno circostante soltanto in un punto. Nella sella di Filiporto, che è questa, la sella di Filiporto, che secondo me è la sede adatta della battaglia, diciamo così, tra Siracusani e Ateniesi. Siracusani, avendo intuito dove volessero andare gli Ateniesi, manda un contingente a difendere questo punto, è una strettissima istituto lingua di terra che sbarrata a un certo punto da un e qui da un che è sbarrata da uno
taglio della roccia, che è probabilmente la principale opera di fortificazione della città antica. Ma non è solo questo, e qui c'è l'altra osservazione di Bernardone. Questo taglio della roccia è difeso anche da un muro, di tipo greco, isolano, e a giudicare dei materiali raccolti proprio dalla luce, è lo stesso per la cornice di essere svolto, in qualche modo legato alle scrizioni degli edifici. Perché è impossibile che gli edifici non conoscessero il posto di questo genere, che evidentemente avevano una loro attività di intelligenza, naturalmente, avevano le mie singole, conoscevano tutti i puntori, sapevano dove si poteva, dove potevano. Ben lieto, naturalmente vorrei che chi mi smentisce, mi smentisca soltanto delle argomentazioni, non sono dicendo non sono d'accordo. Questa è la fotografia della sera di Vincorpo, così come si presenta oggi, ci passa la strada, vedete? Questa è il fossato per la fotografia di parecchi anni fa, oggi la sovrintendenza viene 30 là. Ripulito, rimessa in sesto, si vede in maniera molto più evidente. Cosa si poteva aspettare da un posto come questo? La possibilità di difesa molto facile. Isolando bastava difendere l'istmo e mettere un po' di osservatore intorno per restare tranquilli. L'approvvigionamento dell'acqua, facilissimo, perché ci sono di più, mi ricordo. Lo spazio per accamparsi, la vicinanza ai sicuri, perché il rapporto diretto con l'operatore dei sicuri, e in ultimo luogo c'è un altro elemento che questo è venuto fuori soltanto da poco, dalle indagini che sta svolgendo Slayton a Panamica, il quale ha identificato la presenza di almeno 300 grandi camerone scavati a Paroccia, che sono quelli che normalmente si attribuiscono alla Bizantina, ma che lui con ipotesi straordinariamente interessante, mi viene invece attribuito alla città preistorica. Questo significa che non solo l'esercito avrebbe trovato un ampio spazio, la possibilità di difesa e proprio l'approvvigionamento di tutto quello che volete, ma anche dove accamparsi, anche dove andare a richiedere in queste 300 euro che sono spazi per il bene. Bene, questa è la ipotesi. A voi la. Allora, anche sicuramente l'intervento del professore Palermo ci apre, come dire, ad osservazioni, a riflessioni che devo dire sono molto curioso anche di vedere il nostro itinerario di studio. Certamente la cosa che mi incuriosisce è questo legame con l'acqua e evidentemente questa denominazione, perché evidentemente il territorio della città nell'antichità era molto più ampio di quanto non lo sia rispetto alle fondazioni che non prima. Adesso il dottor Rizzardi, riceviamo il tronetto qui e ci dirà le novità che vengono dalle sue ricerche. Strategico, ma di un momento diverso. Lo sappiamo che
quando leggiamo i passi di cucina, è vero, non ci sono passaggi sulle linee, quindi il discorso effettivamente può, diciamo, essere fatto. Ma c'è un momento in cui si parla della crema, in cui si ritorna da parte degli ateniesi e donani, e sembra che non siamo molto distanti dall'accampamento indiano. Quindi il posto, diciamo, normalmente, non io, ma diciamo, la letteratura tradizionale, lo vede più vicino all'Ucraina, compreso Colum, fermo restando che sono il primo a sostenere quello che ha detto Dario Palermo sugli aspetti del suicidio della zona, diciamo, di Cava, per cui l'ipotesi Colum sicuramente cade, ed è il motivo per cui ci si è orientati in questi ultimi anni diversamente. Io ho avuto modo di leggere attentamente i volumi di Nello Amato, non fosse altro perché li ho presentati, insomma, e poi ne ho fatto anche delle recensioni, e devo dire che l'attenzione si è, come dire, spostata soprattutto su un settore sul quale già c'erano state precise ipotesi di Leone, poi di Lovato, di Rizzola, quindi, come dire, c'è un ragionamento consolidato, che non è detto che sia giusto, però, diciamo, è un ragionamento dove in qualche modo si tenta di mettere insieme tutto il discorso, non solo una parte, ma il contesto complessivo. Fatto più innovativo, sicuramente, sotto il profilo, diciamo, storiografico, è l'apporto che ha dato la ricerca paleogeografica, geologica, soprattutto l'apporto di Mirisola, che in qualche modo ha posto diversamente la questione del passaggio del fiume Amato, perché è lì che, diciamo, poi ci si è distaccati. Poi Nello Amato ha avuto modo anche di precisare meglio le posizioni dell'accampamento ateniese di sud, diciamo, quello per intenderci delle battaglie navali, su cui poi lui avrà modo anche, non so se questa sera, di riferire, ma insomma, diciamo, sono punti fermi, perché è chiaro che il punto di partenza per queste famose 40 miglia e poi 20 miglia diventa molto importante. Considerate che le 40 miglia, se fatte, stati che verrebbero, diciamo, grosso modo, sono 60 stati in tutto. Quanto sono 60? 60, 40 più. Però poi, il discorso che fa, in effetti non sappiamo poi di preciso quanto ci fosse di distanza dalla Francia. Comunque, voglio, diciamo, fare un ragionamento di questo tipo, partendo dal Tucidide stesso, perché il Tucidide in alcuni passi importanti, sono proprio quelli di precisi, fa riferimento quando è Ermonica che, diciamo, sta muovendo le fila, a un passaggio dove tutti i siracusani, gli alleati, sarebbero dovuti uscire, bloccare le strade, prevenire il nemico nelle strettoie e forse in guardia. Qui cito la traduzione di Polacco, che mi sembra puntuale, per un passo che in greco fa riferimento a Carita, Stenopora, Tomma Corio. Vedete questo passaggio di Stenopora che è stato veramente tradotto, perché viene tradotto anche Gome, però l'idea è proprio di passi, poi letteralmente steno sforzo, quindi il passo stretto. Questo è il fatto importante. Il discorso che abbiamo detto dei pugni, anche le gole ovviamente possono essere incluse, ma è ovvio che le gole erano, come dire, le più facili a difendersi e le più difficili ad essere intraprese. Qui vedete praticamente la zona del allora qui, diciamo, abbiamo come base di riferimento la zona di Sortino e quindi Bambaglia che è qui, e la zona di Solarino, quindi tutta la fascia dove tradizionalmente vedete la Carabella. Siamo in una rimessa molto ampia, e dà l'idea di quanto Bambaglia sia, rispetto alla Piana,
piuttosto che nel modello. Mentre questi sono i luoghi tradizionalmente, diciamo, citati da Holm, che sarebbe qui, nel luogo della Praia Invesas, e poi questa invece è la zona di Pozzo Terpiz, Pozzo Lugno Lugno, che è la zona, diciamo, segnata da Polacco, di Rizzo, siamo. Vedete, però queste sono piuttosto vicine, quindi si tratta poi di vedere se avevano varcato anche l'altro corso fluviale, che sarebbe il Cittadino, o meno, e se la piana in cui c'erano queste abitazioni, a cui fare riferimento precise, fosse quella di Floride, può essere, perché c'è un insediamento di età greca, con resti che abbiamo a più riprese, diciamo, rintracciato, e aveva anche rintracciato qualcosa, ma può essere benissimo anche la parte sottostante di monasteri e persino quella ancora più a sud, diciamo un po' verso la zona del popolo. Quindi sotto questo profilo l'archeologia non ci aiuta, perché abbiamo insediamenti, spazi piccoli, un po' sia lungo questa via del nord, come la chiama Nello Amato, cioè la zona Floridia, sia su queste vie un pochino più a sud di Floridia, delle quali io voglio far vedere qualche altro particolare. Questa è una pianta dove voglio farvi vedere nuovamente quali sono le zone citate da Horn, che sarebbe più o meno in questa zona qui, questa qui, proprio qui. E poi ci sono anche altre ipotesi in Italia, per esempio, nella zona un po' più all'interno, sono riproposte nella mano per discussione, e poi avete la zona invece di Poggio Trentinzi, diciamo, questa parte dove il territorio un po' può essere attraversato, ma in maniera molto stretta e con un percorso che io direi più da mulattiera che da carraia. Ecco, voglio ora entrare nel merito di questi aspetti. E lo faccio spostandomi un pochino più a sud. Qui vediamo anche Canicattini, è la zona, diciamo, di cui abbiamo finora parlato, e poi ci spostiamo ancora più a sud, sulla Mare Monti, perché lo smesso conosce benissimo questa zona, l'abbiamo anche esplorato insieme, tra l'altro insomma la zona delle grotte di cui si parlava prima, eccetera. Però Camonello vedete segnata qui, oggi la Mare Monti taglia questo settore, una volta girata intorno, quindi qui c'è un pugno e si passa sotto, diciamo, la strada, qua c'è il discorso che ha fatto Santino, diciamo, della continuità, la strada è quella. Se poi risale al Medioevo, risale anche ad Età Antica, certamente non è una strada di ieri, è una strada piuttosto antica ed è anche un punto in cui il territorio, diciamo, si stringe, quindi potrebbe essere uno di questi punti che Ermocrate riteneva di dover controllare. Su questo non ci sono punti, cioè non sono moltissimi. In un attimo potrei controllare. Ci spostiamo un pochino più a sud. La prima immagine che avevo fatto vedere insieme a Fantastica era Cassibile, proprio perché volevo ricordare che in un certo momento gli ateniesi tentarono o ipotizzarono, diciamo, un percorso anche lungo cavallo, ma sarebbe stato veramente anche quello estremamente pericoloso. Pensate che a me personalmente è capitato di assistere a fenomeni di ancora, diciamo, questo secolo scorso, insomma, nei decenni scorsi, di transumanza effettuata con le pietre di Popolas da parte dei pastori che colpivano, diciamo, nel regno delle grecce per farlo salire. Quindi immaginate un po' come poteva essere facile colpire gli ateniesi d'assalto in una zona come questa. Quindi, diciamo, queste zone di gola io le escluderei. Per cui, poi alla fine, questi passi lungo le strade non sono. Questo è proprio il passo che vi dicevo, dove vedete chiaramente la strada come era prima, e qua invece è stata tagliata per la Mare Monti. Quindi è un percorso comunque che passa tutto sotto questo pugno e che quindi comunque facile non doveva essere, perché il tempo di pensare di risalire è già colpito dall'alto. Ma sappiamo che furono colpiti dall'alto gli ateniesi, quindi diciamo questo è uno dei posti che si pone. In ogni caso come un passo di quelli presidiati dai Ermocrati, poi fosse o no a Praia Invesas, questo è un ragionamento diverso. Ci spostiamo ancora più a sud, nella zona
di Cugno Lungo e della zona del Ippodromo, che io credo che vada molto studiata, perché proprio in questa zona, se ricordate, sempre in Cugno, abbiamo avuto modo di trovare in questa fascia, che vedete qui, dove oggi c'è l'Ippodromo, decine e decine di tracce di carrate molto fitte, che ci hanno dato l'idea che di lì passava una strada importante. E quale se non la strada del Crez, visto che comunque queste strade che vanno verso l'interno sono di età greca, abbiamo potuto dimostrare che alcune di esse sono tagliate da Adonie, che abbiamo potuto trattare puntualmente, e Pandone è avvenuto nel terzo secolo avanti Cristo. L'Adonie, tra l'altro, hanno dei segni e delle caratteristiche che ci riconducono al quarto della Cristo, il che significa che qualche carraio è da riportare prima del quarto secolo. Quindi siamo completamente, diciamo, nel periodo che ci interessa. Non ci sono carraie arcaiche che, come sapete, hanno, diciamo, un binario più stretto, almeno a Siracusa abbiamo avuto modo di poterlo verificare, anche a Camarina, quindi nel VI secolo, diciamo, sono un'intervento, qui invece siamo sempre a Rega, che dal V secolo avanti Cristo e poi a Siracusa abbiamo visto essere caratteristiche di tutto il periodo che poi l'ha finito di Panama. Quindi voglio sottolineare due punti particolari. Uno è la zona di Corso Vandani, che poc'anzi abbiamo visto come luogo che ha restituito importanti carraie. E l'altra zona è appunto questa qui, che sta sotto uno di quei punti veramente importanti, anzi più importanti in assoluto della zona, tant'è che è chiamato Cugno Lungo. È praticamente quella parte del territorio che poi oggi, andando all'Ippodromo, potete proprio vedere di fronte, o perlomeno guardando, diciamo, l'Ippodromo sulla sinistra, guarda i cavalli che fanno. Nella zona di Corso Contano abbiamo tutto quel sistema fluviale che ha studiato l'isola, e uno dei punti, diciamo, in cui il ragionamento, come dire, coincide fra l'isola e Amato è proprio quello di un passaggio in questa zona che sarebbe praticamente oggi il Cavalonna, sarebbe anche uno dei bracci dell'arabo pietà antica. È un'ipotesi che ovviamente riporta l'ipotesi originaria di Olm, che si attesta sull'arabo come lo vediamo noi. Quindi, indubbiamente, o è vero o non è vero, rimane il fatto che questi argomenti riguardanti la zona alluvionale sono molto importanti, e non c'è dubbio che questa è stata la zona più stravolta, quindi quella più difficile da leggere. Per cui, come dire, non abbiamo un buon punto di partenza, perché ci sfuggono certi passaggi, e questa è un'ipotesi che al momento, diciamo, viene fatta, e per cui quell'accampamento dove si sistemavano, diciamo, gli ateniesi all'inizio potrebbe essere in una zona non distante da questo Pantano, anche un po' all'interno, dove rispetto alla piana siamo anche un po' più alti, perché arriviamo ai 30 metri, mentre la piana poi scende un po', quindi siccome c'è un passaggio più vicino, dice che poi dopo di domani scendono, potrebbe essere, però qui io mi discosto totalmente da tutte le ipotesi precedenti, perché mi attesto solo sulla zona del sud, e quindi direttamente sui 3 km e mezzo da questo punto, quindi sarebbe sui 20 stadi di cui si parlava prima, che è quello che ci decide, andremo a finire nell'accampamento che gli ateniesi avevano prima di andare a impattare sulla Traian Velas. Dove andiamo a finire? Andiamo a finire nella zona del Ippodromo. Quindi non c'è tutto quel giro, diciamo, ma se saremo solo più a sud, per cui questa che vi presento è un'altra ipotesi, diciamo, tutta ovviamente da dimostrare, confermare, ma sulla quale però, diciamo, due elementi mi sembrano di una certa importanza. Uno, il fatto che al momento le presenze di carraie più fitte noi le abbiamo proprio in questa zona del Ippodromo. Tra l'altro vi faccio vedere con quale percorso. Ecco, questa che vedete è la planimetria generale del percorso delle carraie che si attestano, diciamo, lungo un tragitto che va principalmente con questa linea, perché sono le lagonie che hanno tagliato un po', quindi il sistema, diciamo, di aereo più grosso è con questo orientamento e va a finire, diciamo, un po' discosto
dall'ingresso dell'ippodromo, perché praticamente diciamo, nell'ingresso dell'ippodromo c'è una parte che abbiamo salvaguardato, che è questa qua dove leggete scritto carraie, e che qui vedete nel dettaglio, vedete tutte queste carraie qua rispetto al parcheggio dell'ippodromo, che è pratico, diciamo, dei luoghi. Può anche andare a rivedere queste carraie, oggi c'è un po' da togliere un po' d'erba, insomma, ma ci sono tuttora e li andiamo salvaguardati insieme a tutte le altre testimonianze che sono sicuramente utili per riflettere su questo argomento. Dove vanno a finire queste carraie? Questo ce lo siamo chiesti. Guardate un po' l'effetto che fa il pugno lungo, e per quello che io ho potuto verificare da una tenda di previsione, la rupe più consistente, più importante è certo. Ed è tra l'altro, come dire, scoscesa sia da una parte che questa sia dall'altra. Io l'ho fatta fino ad oggi come luce, ci sono saliti con la macchina che c'è. Qui le carraie, diciamo, che vedevamo prima, sono più o meno in questa direzione, mentre c'è un altro gruppo che vi voglio nuovamente far vedere, che vedete questo qui, questo va a finire dritto, cioè una via, come dire, meno transitata, insomma, almeno come testimonianza, va a finire dritto sotto quel colle, proprio sotto. In sostanza abbiamo due percorsi, uno che va, diciamo, parallelo a questo fianco del colle e che va oltre, scusate, ecco, che va oltre questo fianco visto da sud, lungo una strada che in parte ancora esiste, nel sottoaereo si vedono anche degli elementi che fanno pensare anche a delle carraie. E comunque è un percorso che si ricongiunge con una strada che viene da Sibile, dove c'è il terreno francicanale, dopo l'acqua e anche nel Leonardo, propone di vedere la fattoria di Polizzero, che a questo punto io piazzerei più a sud, come invece fanno oggi, come facciamo, ma non fosse altro perché ho ricercato in questa zona e non ho mai trovato granché, diciamo, di testimonianze. Questa fattoria, insomma, finora non è emersa, insomma, in questa zona. Certo, non abbiamo potuto anche vedere alcuni terreni che sono inaccessibili, però, insomma, gran parte del territorio l'abbiamo esplorato. Questa parte che vedete è la parte terminale, che fa un po' quasi un semicerchio, di questo pugno lungo, dove praticamente la strada che transitava, quella principale, arrivava fino a questa, guardate questa immagine e guardate questa successiva, questa montagnola che vedete è questa qui, no? La riconoscete? Poi andando più avanti ce n'è un'altra e qui in questo punto, proprio qui, c'è una risalita, un altro passo, e ora vediamo in foto aerea. È un passo che è abbastanza conosciuto, è un'altra strada asfaltata, i siracusani lo chiamano Buca Cocci perché c'è un punto particolare dove si aggira, diciamo, c'è una sorta di particolare curva, si vede che il terreno è stato un po' ritagliato, praticamente è questa zona risparmiata tra le due grandi gare. Faccio presente che nelle immagini che vedevate prima le gare non si vedevano perché per fortuna è rimasto il fronte della montagna. Il piano cave perlomeno ha saputo salvaguardare il paesaggio, almeno visto dalla piana. Però da qui si vedono e si vede un'attività molto importante. Tuttavia si percepisce chiaramente qual è l'importanza del, diciamo, territoriale di questo punto lungo, che è quello che vedete qui. Questo è l'ippodromo, questa è la zona delle carraie che girano lungo un percorso che noi muoviamo in questo senso, che risale il territorio e si ricollega perfettamente alla zona di Canicattini di cui parlava prima San Giorgio. Quindi tutto quel ragionamento che lui faceva, ci eravamo messi d'accordo, ma è perfettamente in linea con questa strada. Probabilmente era un percorso importante, con i carri, perché una cosa è il, ripeto, la burattiera, cioè il servizio la vedo più come tale, una cosa è il percorso con i carri.
Però a questo punto vi invito a guardare soprattutto questa zona, dove, diciamo, corre quel percorso che noi abbiamo trovato, quello che abbiamo attestato, che abbiamo trovato nell'ippodromo, e che va sotto il comune. Qui, ora vediamo il dettaglio, vediamo qui, e con questa conclusione, vedete che il percorso antico in realtà passa da qui. Qui fra l'altro ci sono un bel po' di massi, però naturali, e considerate che possono essere stati messi di recente, però questo aspetto mi serve un attimo per ricordare che difficilmente possiamo trovare, per operazioni in guerra, non quelli che ci scrivono, muri, sì, ci può essere il caso particolare di vandalismo, ma questo tipo di situazioni, anche a Siracusa città, le troviamo di più dalle origini un po'. Considerate che il problema vandalico va visto anche in connessione a quella che è la datazione del grande sistema di acquedotto, che vandalica presidia l'acquedotto importante del Galerni che scende a Siracusa, su cui la datazione è controversa e quindi diciamo una specie di serpente che si muove la coda. Diciamo che possibilmente se potessimo confermare la datazione di con il Buffer a età grigiana avremmo la grande addirittura. In ogni caso, quello che a me sembrava utile è dare un nuovo argomento, ma devo dire che non ce ne sono molti altri oltre a questi, perché ho fatto una ricognizione attenta. Quindi, diciamo che rispetto a quello che finora si è detto, se vogliamo fare una ricognizione culturale del territorio, un altro posto, diciamo, che si pone bene rispetto alle descrizioni di Tarducini, che sono tutte puntualmente riscontrabili, perché questo passo è perfettamente fra una parte e l'altra scoscesa, quindi assolutamente coincidente. D'altronde questo, diciamo, una volta che ritrovi i punti, io dico infatti, quantomeno è uno di quelli che è morto del presidiario. Noi siamo stati oggi pomeriggio con Giancarlo Filantropi, a cui devo anche una importante raccolta di immagini, perché queste sono prese dal sito MCN, che è decisamente meglio di Google. Quindi ci ha dato delle informazioni e abbiamo visto dall'alto, praticamente avevamo un dominio di tutta la piana di Siracusa, della piana diciamo sotto Spinagallo, perché qui siamo praticamente a pochi metri dalla grotta Spinagallo, insomma, guarda caso un territorio di confine anche in età più recente tra Noto e Siracusa. Voglio concludere i singoli, quali sono questi singoli che volevano raggiungere gli albanesi? Possono essere quelli di Maggi, sono protestanti, ma ce n'erano altri ancora nel territorio ebreo, c'era Nealion, c'era Motica, c'era Iuda, quindi diciamo che non è da escludere che si guarda d'altronde se volevano passare per il Cassibile, certo non erano le magie, non so se è chiaro, ormai si erano attestati in questo. Quindi diciamo anche questo è un argomento aperto, perché purtroppo non ci viene detto nulla in merito, può darsi anche che a questo punto sapevano bene che o c'era o non c'era i sicuri. Bisognava comunque andare all'interno e quindi la crea un lepas a questo punto potrebbe anche essere un mio lungo che è detto, probabilmente la montagna è intercettibile, quindi perché avrebbero potuto chiamare così? Tutti i carri dei siracusani che andavano là e lungo la via Firenze avevano un punto di riferimento, certamente doveva essere lo scartario lepas un posto importante, quindi questo potrebbe essere sicuramente uno di quelli deputati almeno ipoteticamente a riconoscere come tale. Grazie. Thank you.
e quindi potrò dire tutto di contro il contrario. La discussione si è incentrata dopo la relazione iniziale del video Campagno sulla Grano Sepas. In realtà bisogna ricordare che la Diana di Nice è un pezzo classico delle scuole di guerra. Tutte le scuole di guerra nei paesi moderni, culturalmente avanzati, studiano anche la Diana di Nice. Sembrerà strano, ma è così. E ricordo due episodi storici fondamentali. Nel 1917 il cancelliere tedesco Benjamin von Ranke, quando la Germania stabilì di fare la guerra sottomarina indiscriminata, che fu poi il pretesto attraverso il quale gli Stati Uniti intervennero nel conflitto, e lo Stato Maggiore tedesco propose questa soluzione estrema. Il cancelliere, come tutti i tedeschi, aveva solida cultura, cultura filologica, esclamò: questa è la nostra soluzione, prefigurando l'importanza della guerra sottomarina e purtroppo, essendo buon profeta, perché la guerra sottomarina sarebbe fallita, avrebbe condotto la Germania al disastro. Un altro episodio altrettanto significativo si verificò nel luglio del 1943. Alla vigilia dello sbarco, Montgomery diede disposizione allo suo Stato Maggiore di ristudiare la campagna di Sicilia dei Trentinesi attraverso Tucidide, perché sostenne e sosteneva giustamente che il problema della cuspide meridionale della Sicilia era di impadronirsi immediatamente dei centri da cui si ripartivano le strade, senza le quali non sarebbe andato da nessuna parte. Oltre alla conformazione, la famosa cave che intesta il nostro territorio, che rappresentano per gli eserciti dell'antichità e forse di più ancora per quelli moderni, per via di camion, per carri armati e appunto per parlamentari necessarissimo, un ostacolo insormontabile. Quindi, è una campagna esemplare sulla quale noi vorremmo sapere tutto, ma purtroppo, come avviene per le guerre moderne, gli antichi non conoscevano la topografia, non conoscevano le coordinate, non abbiamo documenti autografi dei comandanti sul campo, non abbiamo riferimenti circolari generali, eccetera, eccetera. Ci fondiamo sulle notizie importantissime di un grandissimo storico riferite, e noi sappiamo quanto gli studi di oralità oggi abbiano importanza nel verificare come lo stesso soggetto, sullo stesso argomento, in giorni diversi, con domande diverse, modifica in qualche maniera il ricordo. Quindi tutto è naturalmente nell'ambito delle congetture. Anche il territorio dovrebbe essere la cosa fondamentale per trovare lontano. Ma come il dottor Guzzanti ci ha detto, già la prima parte della partenza è molto difficile da stabilirsi, via dei pantani e così via, e d'altra parte, altro elemento importantissimo, gli ateniesi non avevano bematisti, non avevano al seguito misuratori di come aveva presente la Santa Maria. C'era una presenza di bematisti e una notizia sicura sui tratti percorsi favorirebbe l'identificazione, non dico almeno, ma al chilometro in cui andiamo cercando. Invece così non è. Dopo la seconda annotazione dei 20 stadi, uscite tace, e dobbiamo fare riferimento poi a quello che successe dopo per poter capire quello che è successo prima. Questo è l'altro problema insormontabile.
Quindi quello che io ancora dirò molto brevissimamente, sul quale ho scritto molto, forse troppo, oggi non lo ribadirei, ci da capo, e cercare di dimostrare perché io ho seguito, però dal punto di vista militare, e cioè dire delle ragioni di un esercito in marcia, dal punto di vista dei soldati che portano lo zaino, che portano le lance, anche i cavalieri, pressati dal nemico, da questo punto di vista vedere quanta strada potevano fare e come la potevano fare, che tra l'altro rimprovero molto, dice, perché l'esercito che doveva porre la salvezza nella velocità massima di esecuzione del movimento di ritirata, per una tappa fa 7 km e mezzo, poi ne fa 2 qualche cosa, e poi invece di mangiare a 30 km al giorno come i soldati a Dio dovevano fare, ci mettono 2 giorni per arrivare all'Assinara, dovunque l'Assinara sia posto, e comunque qualsiasi identificazione non va là di 2 km qua e 2 km di là, quindi siamo in questa dimensione. Qui vi presento la carta dei due assi di ali, secondo il ministro e polacco, che rappresentano da una parte la via Grenzi, cioè dire verso ovest, e invece da questa parte, dove è qua la freccetta che non la vede, ah, eccola qua, e invece questa che l'eroina condotta ben al di là del fiume Assinaro, dove l'avventura degli esercizi è compiuta. Vediamo qual è la situazione tattica degli ateniesi. Gli ateniesi hanno subito nel Porto Grande, nella quarta e ultima battaglia navale, un disastro completo. Perdono 60 navi, quindi un buon numero di uomini a negro vengono fatti prigionieri, e si vedono tagliata la ritirata via mare. D'altra parte, già prima della battaglia, il comando di Venezia aveva stabilito a se vinciamo la battaglia navale, per nave ci andiamo direttamente a Catania, e chi si è visto, si è visto. Era che dice, poi si dice siamo una città e così via, ma era una città ridotta, poco motivata, molto spaventata, senza viveri da almeno una decina di giorni, cioè dire un'armata che rinunziava al suo arma fondamentale, che era la marina, per affidarsi a una ritirata via terra, che era un assurdo. Che fosse stata la strada, cioè la strada fosse stata pianeggiante, gli ateniesi non avrebbero fatto manco 5 chilometri. Che la cavalleria di Lusana, che in questo conflitto si dimostra la fortezza della situazione, avrebbe messo in grossa difficoltà. Quindi decidono di partire dal tempo. Ma se dobbiamo stare a quello che ci raccontano gli antichi, Ermocrate, che è uno degli eroi, di questa sezione lucidea circa scompaia, la fonte anche genetiana, poi ricomparirà naturalmente all'Assinara al posto d'onore. Ovviamente tra i siracusani e Cirico non correva nessun buon sangue, nessun siracusano amava questo sanseuto spartano, il suo mantelletto rosso, la sua bacchetta da ufficiale inglese a delibera, che però si dimostrò sul campo di tanto un paio di giorni che io fisso tra il 7 e l'8 settembre, le date tutte nel giro di un mese, chi mette un giorno, chi mette un altro giorno, perché io scelgo questa? Perché il settimo giorno di ritirata, quando gli ateniesi dopo la carica leva si scappano verso il mare, c'è la luna nuova, cioè dire non c'è luna, e quindi sfuggono alle pattuglie siracusane che devono arrivare in quella notte, loro vivono invece di ma comunque ecco perché ho scelto di andare a un altro che un giorno prima e un giorno dopo non cambia sicuramente la vita. L'armata degli Es si mette in movimento, viene divisa, come è stato ricordato un momento fa, in due grandi quadrati, dobbiamo pensare a due quadrati geometrici, formazione quadrata, formazione dell'antichità. Io do molti esempi
questa formazione a quadrato, mi è capitato leggendo il piano Marcellino ultimamente di aver trovato 8-9 passi addirittura in cui abbiamo Marcellino per il 4° secolo d.C. cita espressamente la formazione a quadrato che aveva il pregio di poter permettere le azioni, non dico i militari, perché le interne, spostare all'interno dello schieramento delle truppe ove fosse necessario. Certamente lo scontro frontale poi aveva dei problemi, ma per proteggere le salmerie, per proteggere i non combattenti, per proteggere tutti i morti, c'era questa formazione. Punto fondamentale è la zona di ammassamento, da dove partirono? Erano 40.000 uomini, grosso modo, forse un paio di migliaia in meno, ma insomma, armato di 40.000 uomini ai tempi di Napoleone per sfilare su strada. In un percorso di 7,5 km ci metteva 3 ore. Per ore però i soldati tranquilli, che avevano messo gli zaini affardellati, ma uscire tutto il resto, ma tranquilli. Immaginate nella citazione degli ateniesi quanto tempo ci vuole per sistemarsi e quando lontano dal campo dovette essere Nicea, quando i reparti di Demostene furono fuori dal muro improvvisato. A proposito di questo, Olm, ponendo il campo a nord dell'Anapo, che sorreva ancora più a nord di quando è, lo mette a ridosso del fusto, del muro doppio, cioè dire un passo di Siracusa, cioè dire sotto gli occhi proprio dei siracusani che si sarebbero a cuore di finire tutta la morte, cosa che non pare che sia avvenuta subito. E poi li fa sfilare verso Capo Corso, in un obiettivo suicidio, perché i siracusani hanno visto partire. Avrebbero seguito la zona dell'Eopilo di oggi, potevano anche cerchiarlo, a Capo Corso, insomma, lì si sarebbe trovato a cerchiare da tre parti, non avrebbe fatto un passo, la ritirata sarebbe finita prima di cominciare. Quindi non tutto lì è passato. Stavo dicendo, giorno di ammassamento, quindi almeno dobbiamo ipotizzare che le parti di Nicea sono almeno un paio di chilometri dal litorale del Tascon, la zona che voi conoscete della Maddalena, dove è una piena ancorata, quando l'esercito si mise in modo di uno. Io ho scritto la casa di Locca e Torre di Locca, ma insomma è un'indicazione che vale più o meno per il tempo che trova, insomma, grosso modo un paio di chilometri dalla linea di costa. Da lì vi faccio marciare per incrociare quella che oggi, anzi era la strada statale 115, ancora volevo, c'è la strada che praticamente tra il chilometro 33 al chilometro 403, poi attraverso un territorio del Siano Pezza grande, ma di poco, ma quello che è più importante è che qua con il Cavadonna che è stato ricordato, che tecnicamente era chiamato Anapos Palaios, ed era uno dei bracci dell'arco del sistema complessivo fluviale, come aveva fatto anche la Reggiane, le paludi, di Simeia, tutta la zona fabulosa di Siracusa, che addirittura arriva fino ad oggi sulla strada di Cariacchine per contrare Cipro, dove c'è praticamente il cavalcavia dell'autostrada che supera la strada di Cariacchine, e c'è il dosso di fermata Cipro, che è un punto emergente, ma tutto il resto era zona fabulosa, che chi ricorda il territorio prima del 1953, e prima del 1953 l'inverno era praticamente dopo un'alluvione era veramente stato sconvolto, ora è drenato e quindi dà un aspetto molto più rassicurante per cercare di intervenire così. Attraversato il quadro del Cavadonna, lì, Tucidide dice, superarono un modesto reparto siracusano, perché probabilmente i siracusani, avendo pensato che la direzione della marcia era Catania, tentavano a guarnire la zona nord, quindi forse nella zona di Capo Corso sì, erano schierati per andare ben servito a Nicea, ma da quella parte è più plausibile che ci fosse un piccolo reparto, ma non in grado di fermare i siracusani. Anche questo quindi a favore di questa scelta, ovviamente essendo una congettura è mai in assoluto. Infilano poi la strada che Guzzardi ha ricordato,
il rettilineo che porta verso Pozzo Mandano, dove c'è la fattoria delle conserve, eccetera, eccetera, direttrice verso dove? Verso la zona che oggi è del Cretazio, cioè dire dove c'è proprio lo svincolo dell'autostrada che costruendo, dove c'erano i due tornanti che impegnavano il primo dente degli impleghi, i 25 metri di quota che portano naturalmente al contrario di Lazio, i civili, la Marchesa e tutte le zone lì, e il rettifilo verso Casedamma, il ponte di Vigilio, lo chiamavano un po' di Cattelli, Svecchi, e poi la Giusanza, il Cavadonna, verso la famosa Porta Perciata, e vecchio livello della strada. Raggiunto quello che è il canale Scandurra oggi, salgono per la Serra Mendola, come riferimento dove c'è il rifornimento di benzina, avete sull'autostrada, dovete tenendo verso è passibile, c'è Serra Mendola lì sopra, che ha non più di un chilometro in linea d'aria dal ponte di Capo Corso. Perché Nietzsche scelse quella via? Perché non fu più deciso nel marciare e si fermò? La mia ipotesi è che Nietzsche, forse risolta tutti, contemplava l'idea che ancora fosse possibile andare verso l'Italia, che era quello che anche gli Scafusani forse pensavano, che non era un'idea assolutamente da piante, perché voi immaginate 40.000 uomini che impegnano la sera di Belvedere, scendono giù verso la zona industriale per la Caride, in perfetta pianura, sempre una cavalleria scalcinata, non potevano sfuggire ovviamente all'inseguimento dei scafusani, anche perché era una cosa militarmente impossibile da realizzarsi. Quindi sulla Serra Mendola fanno campo 40 strade, 7 km del centro, non lo sappiamo. Non sappiamo dove sta il dettaglio, accettiamo lo stadio a Riese, ma sono è una distanza ridicola per le fanterie della Tiglia, per un senso che deve scappare, ma perché si è fermato? Perché mettere la radio conto di Nietzsche, non aver detto ai soldati dobbiamo correre più velocemente possibile, per venire. Il giorno dopo avanza tra masseria e artiglieria, scende nel cicevalino verso la zona, e qui vi faccio vedere la prima parte del percorso, lo vedete, fermata Cifali, la vedete la fermata Cifali, quella indosso sulla Carigazzina e Siracusa, poco più avanti c'è la variante che poi sale verso la Serra Mendola e qui fanno campo. Irrazionalmente. Quindi partono da questo campo, come dicevo, passano, ve lo farò vedere, tra masseria artiglierie e masseria cardinale e raggiungono la piana a sud di Foriglia, dove c'è come c'è un chilometro sull'odierna di Foriglia, e c'è vicino Passo Barone, un quadriglio, dove secondo quadro e bidisola, che io non metto poco naturalmente, c'era un braccio della Crezza. 20 stadi che fanno campo un'altra volta. Ma insomma è una cosa assurda. Si ricomincia la marcia verso Overt, dopo 2 chilometri raggiungono la strada provinciale 74, Floridia, Cagliattini e Bagni. Ovviamente l'ultimo, scende bene, passa la Turchia, così via. E vanno a sfilare sotto un pozzo, mi hanno spiegato c'è un pozzo. Abbiamo dovuto un corso scuola, da vicino a 193 metri di quota, dove c'era una volta il museo etnologico di Nunzio Bruno, il vecchio museo etnologico di Nunzio Bruno. Lì infilano il vallone Monasteri, che è stato ricordato, perché sono molte zone in cui ci sono emergenze greche, in direzione tra Sedra, Punto Lupo, quota 276 e poi inizia 297, sono appena 20 metri di stipendio e la posizione in sé non è fortissima, però risponde, come rispondeva tra l'altro, a un lungo,
una religione cinese. Il logos è carteros, che dire è forte, e poi soprattutto è catero del Niaudù, c'è un burrone, Kremlnodes, scosceso. Quindi non è la posizione che è scoscesa in fondo, ma sono le ruote laterali che limitano il cammino degli aderini, che hanno il cammino obbligato. E lì c'è la cava di Vencino, che la pista è terribile, perché sprofonda sempre incredibile per almeno 100, forse più metri, salendo sulla sinistra, e dall'altra parte la cava del Pelo, che va poi a impattare contro Donna Vittoria, c'è un massiccio, e famosa la cava di Bulaventi, Bambinato, eccetera, eccetera, dove Holm, alla quota 201, pose il suo agario d'epoca, si è vista 1500 metri di edaria, che forse meno, quindi in realtà poi le differenze, che forse 2 chilometri dal Pugno Turche, che però mi sembra troppo in fondo e il filato da dentro non sarebbe più uscito, ma eppure è stato anche identificato come mi sembra troppo veterinario come troppo difficile. Questo secondo me era la taglia Nemas. Ovviamente è mia ipotesi. Perché? Così qua l'avete già visto nella carta, la taglia Nemas, qui c'è il famoso Pirio, e qui dove gli italiani fecero il campo, e da qui poi imboccano la Vede Montana, che ancora c'è oggi, Origlia, Cavadonna, Procapecciano, ma è una galla simile per arrivare a Nauso, mosso i fondamenti anche dove pure arrivano. Ora, lo faccio vedere in dettaglio, con la Vecchia qui, c'è 201 della la Graio Lepas secondo Horn, ma se poi percorrendo la cava Stendenaro e Astradiotico, nessun folle si sarebbe addentrato in quella cava, che da solo guardava bene le vite della regione, sono più di 20 metri, di Stradiotico, pulito, una cosa assurda, vero che poi c'è il triangolino, ma bisognava da scattarsi e quindi non è. E invece vi faccio vedere la fotografia, questo è il Pozzo su Gola, Pozzo Intagliata, la strada che sale, vedete, verso la Taglia in Lepas, vedete sempre la strada, solo c'è Siracusa, Pozzo su Gola, Pozzo Intagliata, la strada che sale verso la Taglia in Lepas. Perché l'ho messo lì? E mi sono convinto che potrebbe essere un'ipotesi percorribile. Perché dopo i vari scontri sulla Graia in Lepas che andarono male, gli ateniesi nel corso della notte, come ricordavo, e col favore della luna che non c'era, sfilano davanti le guardie e invocano la Vede Montana, e al mattino arrivano al mare. Ora, marciando per 6-7 ore, 8 ore, anche a 2 km l'ora, è chiaro che devono fare 15-16 km, 17 km prima di raggiungere il mare a fondo della via da fondare i bianchi, in grosso modo. Pugno Lupo, secondo me, ha i connotati, anche perché vicino c'è il pallone di Garofalo, che poteva rappresentare anche un punto per forzare, anche se non è un punto di carta, oggi dalle mie esperienze della storia del passato, di cui ho fatto ammenda, e vedo chi lo venia, era veramente infaticabile, finalmente d'estate, una cosa terrificante. La secchezza e il calore, perché mi sembra troppo vicino la distanza, partendo dal Pugno Lungo in una notte di cammino, e ma già erano a oltre aula, perché poi fermati lì vicino, avevano raggiunto il punto dell'aereo, però morfologicamente, come ci sono, nella senza che si portano, dal punto di vista, ma non è troppo lontano, perché raggiungere poi il mare da lì nel corso di una notte, in una marcia, 40.000 uomini, e mi sembra un po' difficile. Però ripeto, siamo sempre nel campo, l'armato di Nisha arriva a un'altra mostra. Di fontane bianche, fa rifornimento, ma naturalmente partita prima. Parecchio spiego
della madre di Mosca, quando no. Perché se non è andato era dietro, poi dovuto rimanere nel campo per far finta che tutti fossero nel campo. Evidentemente è partito con almeno 2-3 ore di ritardo rispetto allo sfidamento degli effettivamente militari, che non potevano sfidare con rumore di pendole e di padelle, dovevano sfidare in silenzio, piano piano. Tutte le parti metalliche sfondavano, degli stracci, soprattutto fare, normalmente hanno fatto dei segni, insomma, si sfidava lentamente, si raccontava, si aspettava, si riunivano i luoghi, c'era una cosa che anche malato, un ferito, qualcuno malato, immaginate, non sono 20.000 atleti che fanno la maratona, però 20.000 atleti qua c'è una campagna sicura. E quindi quando i siracusani si accorgono che sono scappati, naturalmente la prima cosa che fanno è limitare tra di loro. Quando tu ce la riguardi, non la riguardi, funziona, così, così, avranno detto un'oretta, insomma, e poi la cavalleria viene tagliata, la scoperta, le braccia sono evidenti e naturalmente si scopre la direzione che è obbligata. Comincia l'inseguimento. Io penso che la cavalleria non ho un quarto, una mezza da chiunque che si sta nelle parti delle mosse, che era qualitativamente non la stessa del primo, e purtroppo è incaricato di un compito impossibile, come tutte le loro quarte destinate a essere massacrate, e quindi viene raggiunto prima di raggiungere il Tachibaris. E noi, e io pongo appunto la fattoria di Polizzero, proprio nella zona del pugno lungo di Pugno Garofalo, Casine Nava, che sono la macchia anteriore, sotto il pugno lungo, come vi è indicato, ecco qua, il di Garofalo, tutta questa zona di lì, dove furono accerchiati, spinti contro la collina, e dove, anche perché, ripeto, le emergenze archeologiche di questa zona sono notevoli, fanno pensare a un centro, di una strada, sì, però c'è qualche cosa che poteva interessare, quindi che potrebbe essere un argomento ancora a favore che hanno percorso questa pedemontana e che qui sono stati raggiunti, senza riuscire a raggiungere il Cachimaris, che invece Nisha raggiunge e attraversa, ovviamente prima va a fondare il bianco, poi attraverso un valle di mare, cioè, superano il Cachimba di San Quanto, vicino a questo ferro della teoria, e gli dicono adesso. Al Cachimba si è posto il problema di imboccare la grande vallata che tutti conoscete, di Cava Grande, che è una cosa completamente assurda. Non aveva un momento, ma dovevano andare, insomma, quando insomma è impraticabile, cioè si può praticare da parte degli escursionisti che vanno lì e salgono, ma ovviamente. Quindi è una cosa assurda che si è data questa parte di Nisha, questa messa in opera un'ipotesi di ritirata attraverso la Cava Grande, era assolutamente. D'altra parte le guide, e qui risento dalla Margherita Margari, una studiosa che forse voi conoscete, che è stata la mia preside nel 1956, tanti anni, la quale intendeva come egemones i comandanti, ma invece mi sono debite, le quali dicevano che per essere al sicuro bisognava superare le rive, ovviamente per dire dobbiamo superare le rive, sto fiume una certa rilevanza doveva avere, o deve essere un fiumiciattolo di un metro che si supera, no, deve essere un fiume le cui rive, la cui conformazione avrebbe potuto permettere o di fronteggiare i siracusani, o di fronteggiare una parte delle rive degli altri scappare, o comunque ritardare i siracusani. Ed è su questa base che poi io faccio l'ipotesi che viene dopo della posizione del fiume. Nazionale, questo cercherà ancora e nessuno potrà dire è questo. Però io ragiono,
Se ne arriva un fiume importante, qual è il fiume più importante tra l'Italia di Sant'Evaro? Il fiume di Noto. E allora io identifico, non con un fiumiciato vicino a acqua, non c'è quanto acqua, perché una frana, una volta, peggio, di sì, ma si tratta di fiumi che possono porre una difficoltà topografica. E allora, sempre sulla base di Polacco e Melisola, invece di identificare Passinaro con il fiume di Noto, lo abbiamo detto che l'hanno identificato Giorgi Lavalofi, ancora prima di loro, è una ripresa però attraverso delle prove geologiche, cioè dire dei sedimenti che si sono accumulati da Giorgi Lavalofi e che raggiungono i 18 metri di ponte. Quindi oggi il fiume è più, fiume non esiste più perché sono giardini, tutti cancelli. Il fiume Sorrento ha 18 metri rispetto al piano di calpestio moderno, ed essendo stretto tra la masseria Bonfanti e poi Pozzo Mira, che è qui, ecco qua, Pozzo Mira, vedete, aveva un percorso obbligato, e questo giustificherebbe nel racconto di Cipideo il fatto che la maggior parte degli uomini versagliati da Consomira, da questa collina di Cipidei, e quindi sotto 50 metri, furono fatti a pezzi con ancora di entrare nel fiume, quindi furono liquidati dalla salteria di Cipidei. Mentre una parte, e questa è un'ipotesi, probabilmente sfilando sempre lungo in Gioilavo, adesso quelle oggi sono case a Sordini, tentava di raggiungere la rovina che è qui, poco avanti, poco fuori dalla carta, circa 6 o 700 metri da lì, quindi poteva essere una via di salvezza. Ma naturalmente Cilippo, come ricordo, non era generale di poco conto, il padre sarà stato un ladro, possiamo accettare, lui sarà stato anche superbo, dava cedevoli, da nobili e così via, però di posti militari e capiva e lo dimostrò proprio quando non attaccò il campo del Tasso per la battaglia navale, ma aspettò che gli adinesi si trovassero in condizioni ancora più difficili, perché aveva pianificato non più una vittoria, ma una guerra di annientamento. È uno dei primi esempi di programmazione militare, di pianificazione militare, in cui è previsto non l'arresto o cacciare il nemico, addirittura distruggerlo, e il posto naturalmente questo. Con questo sempre in ipotesi. Quello che mi viene a dire è che però uno, se fa una ricostruzione, deve essere coerente, cioè dire tutte le parti devono essere coerenti tra di loro, ma ovviamente se tutto il materiale è sbagliato, tutto il sistema è incoerente, esatto non vedo. Ma questo è il mestiere di storici antichi, anche dei moderni, sono qui 5-6, abbiamo 5-6 idee diverse, tutte derivano anche dalla mancanza di comunicazione precisa dal punto di vista geografico, vabbè, forse c'è un capito di affidaggio con la fantasia. Grazie. Dal punto di vista storico vorrei che qualcuno ci
ridotta con 6 minuti che era appoggiata dal signor Presidente. Cucidide dice che in effetti fu un pretesto quello di Atene per arrivare in Sicilia e conquistare l'intera isola e limitare il potere di Siracusa. Praticamente si era fatti tanto di male, mi pare, delle titoli che sono tornati a casa, anzi non sono neanche tornati a casa. La cosa che mi ha incuriosito rileggendo Cucidide, è solo quello che ho letto per adesso, in occasione del convegno, quando hanno contato i due aspetti scaramantici della situazione, l'aspetto che si verificò nel 415, il giorno prima della partenza della spedizione, il cosiddetto scandalo delle Erme, del quale fu accusato Alcibiade, che era uno dei tre comandanti, e poi l'altra questione scaramantica, quando Micia, pronti per partire perché avevano annientato tutto, avevano perso tutto a Siracusa, quindi era ora di tornare in Grecia, anche perché in Grecia c'era ancora la guerra con Sparta, quindi dovevano cercare di preservare quello che era rimasto dell'esercito, delle armi, dei guerrieri e quant'altro. Si verificò la sera prima della partenza un'eclisse di luna, che fu considerato come un presagio malevolo, di cattivo auspicio, tanto che Tucidide dice bisognava aspettare che maturassero 3 giorni per 3 volte 9 giorni. Furono questi 27 giorni in effetti a determinare la fine, la guerra della Sinai. Secondo me era un esercito allo sbando, non ha avuto il tempo di pianificare dove andarsi a nascondere, anche perché erano 40.000, non era possibile pianificare ora ci nascondiamo qua, erano allo sbando, quindi si spostavano continuamente finché poi Nisha non arrivò fino all'assinato, così come dice, mentre Demostene fu dall'altra parte. Per quanto riguarda Alcibiade, se fosse rimasto Alcibiade, se non fosse dovuto tornare in Grecia perché è accusato dello scandalo delle Erme, non si capisce perché non sa mancipire. Ed è più libertino, dicono. Ed è più superante. Doveva essere punito, anche perché il popolo greco era molto superstizioso, quindi doveva trovare necessariamente la giustificazione del tutto. Ecco, quanto possono aver influito questi due aspetti scaramantici in tutto quello che poi ha determinato l'inizio della fine della democrazia ateniese, perché da lì ha inizio il declino della democrazia. Rispondere anche a me. Ecco, di fatti mi pare che Tucidide dica che, come tutte le guerre, ci furono un po' un ascolto degli oracoli, e di fatti molti erano positivi, alcuni negativi, ma tutti la guerra ormai era entrata nel filone, si poteva fare. Poi di fatti molti dicono che era Alcibiade che andava per la guerra, spingeva per la guerra, mentre Nice era inizialmente più cauto, Ecco, per ricollegarmi a quello che ha detto. Dire che poi gli obiettivi di questa guerra erano confusi e i comandanti non avevano un obiettivo univoco, ognuno di loro aveva un obiettivo diverso. Ma la voce che dice proprio questo, mi pare lo storico, la voce che poi anche il Corregio Nipote successivamente dice che fu una guerra improvvisata, che non ci fu lungimiranza, non ci fu preparazione, ma semmai fu una diversione ai problemi interni della Grecia di quel momento. Infatti per questo mi sono sovrapposta, perché la risposta possa essere unita. Comunque, per rispondere alla professoressa, che è influì tantissimo. E qualcuno che giocò pure sopra dal punto di vista dei termini, indicare come comandante tra i comandanti Nicia, che in greco significa vittoria, in effetti una cosa che portò male, disse qualche scrittore antico. Quindi c'è il problema delle mutilazioni delle Erme, pesò tantissimo, perché
contribuì alla disgregazione dei comandi in Sicilia. L'unico che poteva risolvere, a mio modo di vedere, dal punto di vista militare, la spedizione siciliana era Cipriani. Cipriani era un grandissimo generale, e molto meno Nietzsche. Nietzsche apparteneva all'aristocrazia. Nietzsche era uno che si era fatto, era un parvenu, non vorrei fare confronti inesistenti, un po' il Berlusconi del tempo, cioè dire qualcuno che aveva acquistato ricchezza solo per il fatto che aveva avuto l'appalto del miniere dell'Aulion. Quindi non era un aristocratico di nascita, era qualcuno che aveva fatto, diciamo, fortuna da poco tempo. Non aveva neppure grande esperienza militare. La prima fase della cosiddetta guerra del Peloponneso si conclude proprio con la pace di Nietzsche. Nietzsche era stato l'artefice di quella pace. Era colui che non voleva assolutamente la guerra, perché dalla guerra non aveva nulla da guadagnare. La guerra va sovvenzionata e Nietzsche non aveva nessuna intenzione di sovvenzionare. Per quanto riguarda la... Poi era un personaggio, questo lo vedo veramente bene in mostra, era un personaggio altamente su questo senso, altamente. A casa sua aveva un dovino che non seguiva, ipotesi si chiamava, che non seguiva e gli diceva esattamente quello che doveva fare, come è successo anche in qualche presidenza degli Stati Uniti, che aveva le mani che gli diceva esattamente quello che doveva fare, non faccio nome per comunicare. Questo Stilbotes se lo portò da presso. Quindi, in effetti, c'è tutto qua. Io ho fatto così molto più generalmente riferimento a Plutarco, a questa sua capacità, a questo collegamento al sacerdozio di Delfi, proprio perché Plutarco insiste tantissimo su questo specifico. Però Tucidide, siccome è un panz di Nietzsche, cerca queste parti di metterle sotto voce, si lo dice ma lo fa capire ma non lo dice. Lui infatti anche sul problema della eclissi di luna di Nietzsche, lui lo dice ma lo dice quasi sorvolando, mentre Plutarco sottolinea proprio in quel passo che fu un cattivo presentimento, perché Nietzsche era pure ignorante, dice Plutarco, per il fatto che i fenomeni erano fenomeni naturali e che già poco prima di lui, qualche ventennio prima, un certo Anassagora aveva dimostrato che quelli erano fenomeni naturali, scientifici e non superstiziosi. Quindi Plutarco gli dava gli ignoranti, diceva questo non poteva assolutamente guidare una spedizione. Poi anche la conduzione di Nietzsche, francamente, scandalo come romano, per far più di me dal punto di vista militare, ma mentre Alcibiade aveva intenzione immediatamente di attaccare Siracusa, questo comincia a tergiversarsi, se no, Icara comincia a portare l'esercito nella Sicilia occidentale, poi si mette d'accordo così, praticamente Nietzsche ha perso più di un anno, senza fare assolutamente nulla. Gli ateniesi potevano benissimo vincere quella guerra, ne avevano le capacità, le possibilità, e poi un comandante eletto che non era indicato, era Proxenos dei Siracusani, ma anche se lo dice più loro era Proxenos consolativo, incolpino loro stessi gli ateniesi. D'altra parte poi soprattutto avevano delle vie di ateniesi, soprattutto a Cipriani, che secondo una tradizione non si sarebbero fermate alla Sicilia. La Sicilia sarebbe stata il ponte attraverso cui andare contro Cartagine. Quindi erano grandi progetti. Se gesta non si parla più. Ma se gesta quello che è chiaro, io però volevo intervenire sull'intervento dell'amico Nemo. È vero che fecero pochi passi, però Nietzsche si trovava un esercito demoralizzato, un esercito di malati, perché avevano contratto la malattia nel periodo in cui loro erano stati, quindi era un esercito che non poteva correre. E questo spiega anche il perché della lentezza di questa ritirata. Però ripeto, chi ha informato Tucidide
fatto ci dire che noi abbiamo esattamente le distanze fra Nietzsche, Demostene, dove ci trovavano, dove ci trovavano, addirittura alla fine, quando ormai l'esercito di Demostene, cioè la parte di Demostene sta per essere sopraffatta, uccide di Nietzsche, Nietzsche non poté intervenire per una giustificazione della prospettiva di uccidere, perché deve giustificare necessariamente Nietzsche. Nietzsche non poté intervenire perché già si trovava 50 stati più grandi. Quindi quelle misure sono proprio così precise che soltanto chi aveva partecipato a quella spedizione poteva effettivamente dare le misure esatte. Io pensavo a Menandro, lo strategico Menandro. Io penso che sia uno di quei 300, perché a un certo punto Lucidi dice perché prima della battaglia dell'Assinaro ci furono 300 cavalieri ateniesi che riuscirono a sfondare il fronte siracusano e a mettersi in salvo, possibilmente per quelli che sono esercitati. Dice però che poi furono ricatturati, mentre Melandro tornò alla Atene, essendo uno strategico, certamente conosceva le carte, quindi fra le fonti anche si potrebbe servire anche meno, vediamo se sì o no. Io penso anche che Nietzsche poi può essere soltanto si è sottovalutato tante variabili, perché di fatti contava, penso, anche il sollevamento delle città della Magna Grecia, cosa che non ci fu, soltanto mi pare Reggio diede un appoggio logistico, ma nessuna città poi aiutò questa spedizione. Quindi anche questo penso che uno non posso intervenire sull'intervento. Anche noi non facciamo parte, sì, sì, ma voglio ricollegare proprio alla conclusione della relazione del professore, sì, che provoca il luogo della disfatta di Paolo di Giorgio. Sì. Ecco. Io sono di Avola, sì. Ad Avola c'è una località con un toponimo che gli studiosi locali valorizzano molto, ma che ancora è un po' di discusso. Sì. Dovrebbe derivare dal latino tempus belli, cioè praticamente luogo della battaglia. Però sapere se voi avete un'opinione al riguardo. E rispondi per re. I toponimi di questa zona sono dovuti essenzialmente alla scuola latina, ai grandi umanisti di noto, i quali naturalmente hanno messo su la onomastica nuova. E come è noto, molti fiumi hanno due o tre nomi a seconda dei corsi, una caratteristica nostra. Castiglie, Cavallante, Manchisi, Cufiore, Ternomi, sempre fatte essere così. Ripeto, la ragione militare è quella che fa agio. Se bisogna superare un grande fiume ed essere al sicuro, per un grande fiume bisogna cercare. Grande fiume non ce ne sono, ma il più grande qual è? E le linee? Le linee allora è il fiume di Noto. Identificare il fiume di Noto, poi va bene. Uccelli pensa addirittura che gli ateniesi fecero campo a San Giovanni, a Padone Stapenna, che è una cosa veramente assurda, non glielo so ricordare, ma è latino. Ma stiamo parlando, insomma, 5 secoli prima, volevo parlare un po' della professoressa La Capaccia, perché andare in Sicilia. E il motivo strategico che era il mente della Cipria che è evidentissimo. La spedizione di Siracusa non è una spedizione a sé stante. Pochi gli studiosi della prima guerra mondiale cantano in testa, ma anche c'è il passo vero di fare un paragone fra la prima e la seconda guerra mondiale e la guerra del continente. La prima guerra mondiale non fu una guerra mondiale a sé stante, fu l'inizio di una guerra trentennale che si concluse nel 1945 e secondo alcuni anche dopo. Con la guerra del Peloponneso, che le leggi Lucidi lì perfettamente. Allora, il disegno strategico qual era? Il disegno strategico era battere a Tesia. Siccome a Tesia non poteva essere battuta sul mare, e con le tecniche usate nei 10 anni di guerra, bisognava che a Tesia trascinasse a volta Sparta in un conflitto in cui Sparta non fosse in grado di affrontare Atene, cioè a dire sul mare, lontano dalla terraferma, dove è chiaro che Sparta sono stati come rimasti sulla difensiva. Sparta non si è già trovato perché era dal punto di vista
strategico, questa era la grande idea della CTR. Oltre al problema che certi imbarcavano 20.000 marinate a remare gli davano i soldi e di una democrazia che sostenesse e espandersi con una tradizione profondissima della democrazia e imperialismo, su cui parlare meglio di me, potrebbe parlare. Quindi il disegno strategico è evidente, una linea di passaggio per battere Sparta e puntare al dominio del Mediterraneo occidentale. Carthagine. Poiché agire con un processo politico, politico, anche qui potremmo ricavare con il suo anche ora, non basta, non è importante condannare l'imputato, l'importante era l'imputato. Agire è un fatto fuori, con accusa e mezzo niente, non c'entrava a sopperci un passo scandinavo. Pensate che ne ha fatto che muore anche una donna a spazio, bene, forse per incolpare il civile. Il disegno è nemmeno, Miscia, non è nostra, poteva dominare una campagna, non ci voleva un buon soldato, lì ci voleva un grande comandante, mancando naturalmente. Il fine strategico fu dimenticato, la campagna cominciò con ritardi enormi senza le idee di quello che doveva fare la campagna, e si racconta nella partita morta, non lo sapevano, ma è la partita morta prima di cominciare. Ecco perché andare in Sicilia? Andare con un grande disegno strategico che si accusa poi avrebbe perseguito.